accomodare le persone per cortesia, così prendiamo e ricominciamo. E allora riprendiamo i lavori questo pomeriggio. Abbiamo questa nostra seconda sessione con una serie di incontri e ringrazio il dottor Trovato, giornalista, vice direttore del Corriere della Sera, che coordinerà questa nostra seconda sessione. Ringrazio il professor Donati, il professor Lasseg e il dottor Contini, che ci parleranno, ci continueranno a parlare di questo argomento che stamani ci ha molto appassionato. Devo dire, per fortuna, forse più appassionato che preoccupato. Andiamo incontro a nuove frontiere. Ci domandiamo la nostra professione come dovrà confrontarsi con questa nuova, diciamo, nuovi confini della evoluzione tecnologica. Siamo stati abbastanza informati di quello che è, quelli che saranno i nuovi scenari, ma comunque, poiché vogliamo arrivare preparati a questa sfida, è importante comprendere ancora di più quali sono tutti gli scenari sui quali dovremo confrontarci. Grazie direttore Trovato. Bene, io evidentemente ringrazio per l'invito, particolarmente gradito per l'argomento, perché del tema della conciliazione tra l'innovazione tecnologica e l'etica, il diritto della persona, ci occupiamo ormai da un po' di tempo, seppur confesso ogni tanto sembra un po' di navigare al buio, nel senso che ormai non è più una questione di quando accadrà, ma quanto inciderà questa rivoluzione, perché è innegabile che sia già dentro gli studi professionali, non solo degli avvocati, ma di tutto il mondo professionale. È chiaro che è destinata a cambiare quelli che sono i paradigmi, la grammatica del modo di lavorare dei professionisti. Certo è che sentire oggi, essere qui e sentire le opinioni di persone autorevolissime, di specialisti, di professionisti autorevolissimi, significa apprendere qualcosa di più, significa capire qualcosa di più, perché il vostro mondo è un mondo all'interno di quelle che sono le competenze professionali particolarmente delicato, particolarmente sensibile, e che quindi non può passare la cosiddetta transizione tecnologica o digitale, che dir si voglia, non può certo essere fatta con un click. E quindi è giusto ed è molto importante, arricchisce molto una discussione di questo genere. Io mi fermo qui perché, come dicevo, sono qua per ascoltare e poi per scrivere di questo apporto che darete a questo dibattito, che appunto ha bisogno di voci autorevoli, perché sempre di più si sentono diciamo delle a volte delle predizioni un po' catastrofiche, a volte degli scenari come se nulla fosse. Meglio fidarsi a chi di queste cose ne capisce davvero. Allora, io, se non ricordo male, il primo passaggio è con il professor Contini, giusto? E quindi darei al dottor Francesco Contini, dirigente di ricerca Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari, Consiglio Nazionale delle Ricerche, le do la parola e poi mi riservo con tutti e tre di magari di farvi qualche domandina, perché poi in fondo il mestiere prevale. Grazie. Grazie al Presidente Greco dell'invito, grazie al Chairman per avermi dato la parola e grazie anche ad Antoine Garapon, che ha scritto con Jean Lassange il libro fondamentale Giustizia Digitale, tradotto così in italiano, perché mi ha aperto la mente, direi nel 2016-2017, su questo tema. Io studio dagli anni 90 l'evoluzione dei sistemi giudiziari
sono stato fortunato perché da Napoleone al 1990 non è successo nulla, dal 1990 a oggi rischiamo di non trovare più giudici e avvocati nei nostri tribunali. E nel 2016-17, non ricordo esattamente la data, Garapon, che conoscerete sicuramente tutti, un notissimo magistrato francese, intellettuale, provocatore in senso alto, culturale, e viene a Bologna, invitato dal professor Guarnieri e un altro collega, non ricordo esattamente il nome, a parlare di questi nuovi sistemi, perché in Francia il dibattito era già avviato. Io inizio con un po' di scetticismo, perché io ero ancora nel format processo civile telematico, processo penale telematico, automatizziamo la circolazione delle carte, questo è il big deal. Garapon, 3-4 giorni di belle discussioni intense, mi apre la testa, in senso problematico. Poco dopo mi capita di andare a una riunione del Global Judicial Integrity Network, che sarebbe una sorta di gruppo di lavoro delle Nazioni Unite costruito per tutelare l'integrità del giudice, sia lato anticorruzione, sia lato protezione dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice. E stimolato appunto da queste cose, decido di parlare di intelligenza artificiale, giustizia predittiva, profilazione dei giudici e dei rischi che questo porta. Non pensiamo al giudice italiano, al giudice francese, che sono giudici con una Costituzione robusta e una Corte Costituzionale in grado di tutelarli e anche una piattaforma democratica, ma pensiamo a giudici di paesi autoritari o semi-autoritari. E quello, secondo me, era il punto in cui andava fatto quel discorso, in cui ci doveva partire con un inquadramento dei rischi sistemici di questo tipo di tecnologie. Faccio il mio intervento, secondo me era anche riuscito bene, risultati zero. L'entusiasmo per queste cose, l'idea che potessimo avere dei robot judge, che la profilazione dei giudici fosse un bene supremo, tutte cose discutibili, ma era totalmente soverchiante. Io ho scritto un articoletto che questa tecnologia poteva diventare il cavallo di Troia per ridurre l'indipendenza della magistratura. Non pensavo a noi, pensavo a paesi autoritari. Scarsissimo risultato. Dopo 4-5 anni vedo finalmente che gli occhi si sono aperti e la complessità delle implicazioni di queste tecnologie sono condivise, perché noi non dobbiamo pensare a queste cose come a strumenti. Secondo me strumenti è fuorviante. Questa è una cosa che riconfigura il mondo, riconfigura i ruoli, riconfigura le relazioni tra le persone e ha già riconfigurato le relazioni tra la persona e le macchine, perché noi parliamo con ChatGPT o altri sistemi come questi come se parlassimo ad esseri umani, invece stiamo parlando, vediamo anche magari l'illusione della figurina che mi spaccia per umano il chatbot con cui sto interagendo, in realtà è un sistema statistico come è stato descritto molto bene oggi. Questo per fare un attimo la storia dalla quale io guardo queste vicende. Dalla fine novembre 22 è cambiato di nuovo tutto e questa secondo me è la prima lezione che dobbiamo prendere. Non c'è nulla di prevedibile in questo sistema. Se noi avessimo fatto questa conferenza un anno fa esatto avremmo parlato di giustizia predittiva. Oggi di giustizia predittiva se ne è parlato implicitamente, non è stata credo utilizzato questo termine una volta. Pensate come è cambiata la riflessione. Non dico che non interessi più, siamo altrove. Siamo a capire come integrare ChatGPT e Large Language Model e intelligenza artificiale generativa, cioè Bard, ora Gemini, ChatGPT e tutti questi sistemi, nell'attività pratica vostra, nostra, in tutte le professioni c'è questo dibattito, perché se voi andate a prendere un qualsiasi settore professionale c'è un'alternanza tra eccitazione e disperazione. E con una molta difficoltà a trovare un bilanciamento tra i due sentimenti. Novembre, ChatGPT viene messo online. Febbraio 23, già un giudice colombiano scrive in una sentenza di aver utilizzato questa cosa. Maggio 23, a un avvocato americano, lo sapete, scappano da una giurisprudenza inesistente in un atto depositato presso un tribunale, tra l'altro non una causa, diciamo secondaria, una causa con una bianca contro un'altra società. E Goldman Sachs, marzo 23, produce uno studio che di fatto non considerava, secondo me ancora non è ben chiaro, l'impatto di intelligenza artificiale generativa, dice il 44% del lavoro legale barra giuridico sarà automatizzato da queste tecnologie. 44%, ok? Thomson Reuters fa un altro studio con un survey tra avvocati nella primavera del 23, tre quarti degli avvocati Stati Uniti, Canada e Regno Unito
dicono che sarà rapidamente adottato dai propri studi legali e che il problema è capire come utilizzarlo, ma sicuramente lo utilizzeremo. Siamo a un anno fa e ancora è cambiato, perché allora c'erano due problemi che in quel momento a me pare non fossero sormontabili. Uno era la riservatezza: tutto ciò che noi carichiamo su uno di questi sistemi aperti al pubblico diventa sostanzialmente, viene mangiato, digerito, assorbito da questi, da coloro i quali controllano questi software. E l'altro era i dati di addestramento. Ad esempio, facendo delle ricerche su giurisprudenza da un punto di vista inglese, uscivano delle spiegazioni, dei riferimenti a giurisprudenze americane. La lingua è sempre quella, quindi dal punto di vista dell'inglese era necessario capire se stavano parlando del proprio case law o del case law di New York piuttosto che del Minnesota. Era un sistema molto più primitivo di quello che abbiamo adesso, perché progressivamente cosa hanno fatto queste società? Hanno creato delle tecnologie che si chiamano APA o API, che permettono di sviluppare a valle dei loro modelli degli applicativi specializzati, che possiamo chiamare applicativi di dominio, legale, agenzie di pubblicità, qualsiasi settore di business. E dall'altro hanno creato delle formule contrattuali per cui assicurano, o così promettono, io non faccio che leggere quello che è scritto sulle loro offerte commerciali, di garantire la riservatezza dei dati caricati su queste piattaforme e di non utilizzarli per l'addestramento di ulteriori cicli della macchina, dei motori di base. Io, vivendo quello che loro sostengono di fare, okay? Non ho tecnicamente le competenze per dire se è vero o se non è vero. Io penso che sia un punto su cui andrebbe fatta una verifica, che non la posso fare io, non la potete fare neanche voi, è una cosa che va fatta collettivamente in modo strutturato. E quindi dobbiamo pensare a questo punto a tre livelli. Uno è il livello che ha fatto vedere molto chiaramente la professoressa Gatt stamattina. ChatGPT, Copilot, questi sistemi sono ovunque, nel telefonino, nel computer, sono pervasivi e lo saranno sempre di più. C'è il livello alto, che sono i sistemi ad accesso gratuito ai quali tutti noi accediamo per fare le nostre ricerchine, e poi ci sarà sempre di più un livello intermedio, che sono sistemi sviluppati per attività specifiche, come può essere la vostra, come può essere quella di un giudice. E qui ci saranno gli sviluppi interessanti, perché qui si potrà lavorare, questi sistemi potranno essere chiamati a lavorare, o sono già chiamati a lavorare, o sull'archivio di studio, o su base dati giurisprudenziali consolidate. Quindi c'è la possibilità, in modo, sostengono loro, abbastanza economico, poco costoso, di trasformare il ChatGPT che vediamo tutti in un ChatGPT per gli avvocati, per i giudici, per i medici, per gli architetti, mantenendo la riservatezza. Questi sistemi stanno esplodendo. Anche qua la professoressa Gatt ha fatto vedere la quantità di offerta. Io ho fatto due ricerche, una a inizio e una a fine, diciamo, la preparazione di questo lavoro, e continuamente crescono i provider di questi sistemi che adattano ChatGPT e affini alle realtà professionali, nel nostro caso dell'avvocatura. Che cosa fanno questi sistemi? Sintesi di documenti li abbiamo visti, ma molto più specializzati. Permettono, dicono sempre, poi bisognerà verificare in caso la qualità, di fare una revisione dei contratti, di individuare le clausole, diciamo, che richiedono un'attenzione particolare da parte dell'avvocato, e fanno un'analisi di un documento già predisposto dallo studio, magari suggerendo dei miglioramenti. Fanno delle redazioni di atti dal foglio bianco, partendo da modelli preesistenti che magari sono modelli adottati dallo studio. Quindi, quanto più lo studio ha un archivio ricco, ben organizzato, ben strutturato, tanto più avrà un vantaggio competitivo. Quindi, tanto più lo studio sarà grande e strutturato, tanto più avrà un vantaggio competitivo rispetto al piccolo avvocato che lavora da solo. Secondo, altro punto essenziale, e qua secondo me è necessaria un'azione, tra virgolette, politica dell'avvocatura, l'accesso alle fonti primarie della giurisprudenza. Perché voi sapete cosa è successo con la banca dati, diciamo, di merito, che prima era accessibile a tutti gli avvocati, ora non è più accessibile, è accessibile la banca dati pubblica, completamente anonimizzata, e non sappiamo con che criteri queste sentenze sono state caricate e con che criteri altre sentenze non sono state caricate. Non sto dicendo che ci sia malafede, colpa, nulla, dico solo che mancano degli elementi informativi essenziali per capire poi su che cosa eventualmente faremo lavorare questi sistemi informativi. Tutto qua. Però è un punto sul quale
come dire, si può chiedere all'avvocatura di fare un passo, si deve chiedere al Ministero di dare chiarezza riguardo a che cosa sta entrando in questo database e che cosa non sta entrando in questo database. Questo è, come dire, il primo punto in cui l'avvocato si chiede: mi conviene utilizzarla, non mi conviene utilizzarla. Io vedo sempre più spesso che il punto, la sintesi è: ChatGPT e l'intelligenza artificiale generativa non spazzerà via gli avvocati, spazzerà via gli avvocati che non utilizzano questi strumenti o questi sistemi. Non so se sia vero, ma questo vedo che è una chiave di lettura sempre più presente in letteratura. E certo è che se il 44% delle attività legali viene svolta da queste macchine, una riconfigurazione del settore ci sarà. La riconfigurazione è ovvia. Ci sarà una parte del reddito, di fatturato, che attualmente viene dedicata a pagare persone, che sarà utilizzata a pagare le legal tech che offriranno questi servizi, che a loro volta pagheranno le royalty ai grandi costruttori di large language model, perché così funziona questa catena del valore. Questo è un primo punto. Il secondo punto è che ci sono anche altri utilizzi che non abbiamo visto oggi, ve li dico molto rapidamente, ma che possono essere rilevanti e da considerare in prospettiva di medio periodo per l'avvocatura, che è un diverso modo di accesso alla giustizia. In Portogallo ci stanno già provando. Stanno usando a livello sperimentale ChatGPT per interrogare dei loro archivi documentali e dare delle informazioni alla persona su come divorziare, su come fare cose, tra virgolette, giuridicamente semplici. Ovviamente un primo punto, l'idea è di ampliare questi sistemi, e questo dal punto di vista dell'avvocatura è un altro, come dire, aggiramento, soprattutto nei paesi, e non è il nostro, in cui c'è possibilità di andare a giudizio senza il supporto di un avvocato. In parallelo che cosa succede? Succede che da giugno dell'anno scorso a oggi c'è stato un florilegio di linee guida per l'utilizzo appropriato di queste tecnologie. Federazione dei Barreau d'Europe, ce n'è una fatta in Nuova Zelanda molto interessante sostanzialmente dal sistema giudiziario della Nuova Zelanda, dal Court and Tribunal Nuova Zelanda di dicembre, un'altra del Regno Unito qualche giorno dopo, e a febbraio la CEPEJ ha fatto le sue, la Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa ha fatto le sue linee guida, e anche una società privata francese molto attiva in questo settore ha fatto delle linee guida di tipo industriale, cioè noi vogliamo erogare servizi con queste caratteristiche. Vi rubo due minuti per farvi capire due polarizzazioni di queste linee guida che secondo me sono interessanti perché ci dicono come noi vediamo queste tecnologie e come possiamo cercare di approcciarle, senza dare una valutazione migliore una o migliore l'altra. Ovviamente occorre comprensione. Lo sforzo che stiamo facendo oggi va esattamente in quella direzione. L'utilizzatore deve capire come funzionano questi sistemi e i limiti di questi sistemi. Ovviamente riservatezza, non c'è nulla che vi devo dire su questo. E punto essenziale è la controllabilità. La controllabilità, se io ho un'elevata conoscenza tecnica di una materia, è molto semplice. Prendiamo un'area giurisprudenziale che voi conoscete bene. Chiedete a uno di questi sistemi di fare un'analisi, immediatamente siete in grado di capire se l'analisi coglie i punti essenziali e coglie le sentenze essenziali, perché la conoscete così. Se si entra in un'area che non è il vostro dominio di expertise, magari qualche dubbio l'avrete. Se navigate su un altro sistema di diritto, dovete prendere per buono quello che vi dà la macchina. Quindi questo gap che c'è tra la competenza dell'utilizzatore e l'output della macchina è fondamentale, perché più è grande e più l'utilizzatore non dovrà affidarsi a quello che gli dice la macchina. Primo punto. Se io riesco a controllare l'output, non sono molto pericolosi questi sistemi. Se non riesco a controllare l'output, o perché mi manca le competenze o perché non ho il tempo, di fatto mi metto nelle loro mani. E poi c'è l'ultimo punto su cui vi voglio far ragionare, su cui voglio provare a ragionare, è il dilemma tra trasparenza e responsabilità. Alcune di queste linee guida, CEPEJ, Predictrice, che è la casa il software developer francese, e i Barreau europei, che non è la federazione dei Barreau europei, enfatizzano molto la necessità di dichiarare l'utilizzo di queste tecnologie e di non utilizzarle se non vuoi che si sappia che le hai utilizzate. Quindi tu devi dire al giudice e al cliente che hai utilizzato queste tecnologie. Sembra logico, però secondo me il caso
che ci ha fatto vedere la professoressa Gatt oggi è paradigmatico, in cui sia quasi impossibile ormai lavorare senza utilizzare almeno in parte queste tecnologie. Nel momento in cui ho preparato questa relazione, ho preso queste linee guida e le ho fatte tradurre immediatamente a un sistema di traduzione automatica. Erano 5-6 documenti, io lavoro normalmente in inglese, ma siccome dovevo presentarli in italiano, facevo molto prima a lavorarli mentalmente in italiano. Ho usato intelligenza artificiale generativa. Nel momento in cui scrivo, mi suggerisce una parola, è intelligenza artificiale generativa. Quindi sostanzialmente la disclosure, l'informazione di aver utilizzato intelligenza artificiale generativa, rischia di essere... Sì, tutti la usiamo, la stiamo usando continuamente. Non è un giudizio di valore, è un giudizio puramente di fatto. L'altro approccio comune a Nuova Zelanda e Inghilterra è invece la responsabilità, che vale sia per il giudice sia per l'avvocato. Non mi interessa come tu hai costruito l'atto, se l'hai fatto utilizzando un sistema di tipo A, un sistema di tipo B, se te l'ha fatto l'assistente di studio, se te l'ha fatto... un professore particolarmente specializzato su quell'aspetto. Mi interessa che nel momento in cui tu firmi l'atto e me lo depositi, ti assumi la responsabilità. Vale per il giudice, vale per l'avvocato. È completamente diversa la cosa, ma si sposa. Negli Stati Uniti, per dire però che non è proprio una dimensione uno a uno civil law, common law, negli Stati Uniti per reagire a questi avvocati che consapevolmente o no introducevano cause fittizie negli atti, chiedono la disclosure, chiedono all'avvocato di dichiarare di non aver utilizzato o di aver utilizzato la tecnologia. Quindi non è così chiara. È possibile però che, e qua sarei anche curioso di sentire la bar del Regno Unito, in paesi in cui c'è una forte fiducia nella competenza e nell'etica del giudice, come il Regno Unito, ci si possa tranquillamente fidare che il giudice farà tutte le sue verifiche e alla fine depositerà un atto corretto, mentre in paesi in cui forse questa fiducia non c'è si cerca più di regolare lo strumento, come è stato detto anche oggi, ma io ho dubbi che la regolazione di uno strumento che alla fine risulta molto spesso in risposte a domande possa essere efficace. Mi sembra di capire che l'AI Act della nostra Unione già fatichi a andare in quella direzione. Però è possibile, non è certamente una strada da trascurare, però io credo che alla fine le caratteristiche di questi strumenti siano tali per cui o noi accettiamo che diventano di uso comune e ne prendiamo le conseguenze nella speranza che ci sia il controllo, oppure possiamo anche proibirne l'utilizzo. Perché non è una necessità assoluta utilizzare questi strumenti. È una scelta che stiamo facendo implicitamente, non ponendo il problema a livello politico se ha senso utilizzare questi strumenti, se ci sono dei vantaggi o degli svantaggi, o meglio, se i vantaggi superano gli svantaggi. Non è scritto da nessuna parte. C'è chiaramente degli interessi industriali, commerciali, economici molto forti in questa direzione, ma non è detto che una democrazia possa anche dire: io rifiuto che questi sistemi siano utilizzati in certi ambienti, come abbiamo fatto in altri settori in cui la tecnologia o lo sviluppo scientifico è stato bloccato. Pensiamo alle cellule, ai lavori sulle cellule staminali embrionali, che ovviamente hanno creato uno svantaggio competitivo in quegli ambiti di ricerca, ma è stata una scelta politica e come tale va considerata. Mi fermo qui, grazie. Io le rivolgo solo una domanda e rimango, non mi addentro nell'aspetto poi tecnico-giuridico, ma rimango un passo prima, e cioè al passaggio della trasformazione dei luoghi di lavoro e delle dinamiche del lavoro. Tra le varie profezie che si sentono c'è anche chi dice: alla fine state drammatizzando troppo, e né più né meno che è un'altra forma di rivoluzione industriale, quella che ci ha visto passare a vapore, l'elettricità, il computer e via dicendo. Io le volevo chiedere questo: se la si può definire un'altra forma, l'ennesima nell'evoluzione umana, di una rivoluzione industriale? Sì, con alcune differenze rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Perché fino ad ora la rivoluzione industriale ha tolto fatica.
e i lavori non qualificati, portandoli alle macchine. Qui toglie conoscenza a lavori qualificati. In parallelo al flusso economico che va, permettete la metafora, dalle vostre tasche al signor OpenAI, ma anche dalle mie, perché ognuno, siamo tutti in questa situazione, c'è un flusso di conoscenze che va da quello che abbiamo imparato in un anno di una vita di professione a questi signori. E questo forse sarà anche negli altri sistemi, però sicuramente l'aspetto fisico, meccanico, ripetitivo era molto più alto. E poi qua si allarga il quadro a questioni economiche che non è il mio campo, però questo contribuisce a rafforzare quella dimensione che Varoufakis chiama di tecnofeudalesimo, per cui ci sono dei sistemi sempre più forti, sempre più ampi, transnazionali, che sono le grandi corporation che erogano questi servizi, che diventano da un lato un sistema di rendite e di affitti da pagare dal nostro piccolo fino ai livelli intermedi e poi livelli ancora superiori fino ai grandi proprietari di queste cose, ma anche dei sistemi istituzionali quasi completi, perché se io ho una lite per un prodotto su Amazon piuttosto che in un'altra piattaforma, è quasi impossibile che io venga nei vostri uffici o vada in tribunale. La cosa rimane dentro, si risolve dentro, e questo ovviamente fa parte di quel grande lavoro. Non sono un dietro, non sto pensando che ci sia un disegno strategico in tutto ciò, sto dicendo che è parte di quello che sta succedendo. Secondo me è molto guidato dalle caratteristiche delle tecnologie. Poi dire che c'è un disegno, eccetera, eccetera, fuorissimo dalla mia impostazione del mondo e dell'analisi delle cose. Grazie. Grazie mille. Dunque, io darei la parola a Jean Lassange, che è direttore Centre National de la Recherche Scientifique. Mi fermo a questo perché l'altro non lo so pronunciare bene, ma lo leggete nel Debian. Thank you. So I will talk in English. I'm sorry, my Italian is not good enough. The title of my presentation is Transformation of Evidence in the Digital Era. So I will start with a quotation from Richard Susskind from 2019. He said something that I think is crucial for our debate today. Many lawyers and commentators fail to acknowledge that people do not actually want courts. They want the outcomes that courts bring. And if these outcomes can be secured in new ways that are less costly, better, speedier, or handier than today's courts, then court users will switch to the alternatives. So I think this is really what is at stake today. So shall we switch to these alternatives? So the concept of justice, in a nutshell, of course, is mostly focused on verbal interaction within the well-defined space of the court of justice. But today, this concept of justice is being profoundly modified through digital written non-spatial procedures. And this is what the digital is about. So I will try to dwell a little bit on what this new digital writing is about. I think it's a very, very special new way of writing. First, because it's mute. I mean, digital writing is not supposed to record any natural language. You don't talk computer science or digital writing. So the talk is just left aside, which is a problem, of course, especially for your lawyers. It's illegible. You can't read, you know, the code, at least when it's a language machine kind of code. It's invisible because it's at the electronic level.
and it's ephemeral. I mean, I can't read my own articles that I wrote 20 years ago, you know, because I don't have the right software. And so it requires the computer scientists to be, it requires to be interpreted by computer scientists. So we need other professions to be able to use this code. And this is also a new situation. You can't rely on yourself. You know how to read Italian or French, but it's not the case anymore with computer science. So in a way, we all became illiterate, which is a real issue. And I would say it's a real issue, especially for the lawyers, since you are the specialists of verbal interaction. So how do we deal with this problem? So I will try to present three solutions to answer this question: how should lawyers react to this? There are only three trends that I thought I could present today. One is blockchain. We talked a little bit about this morning. We talked about large language models several times. And then I will introduce something on open source intelligence, which is brand new, and I think it has a great future in front of it. So first one is blockchain. So the main question is how to avoid corruption, and the main answer of in this direction is why not making the law automatic, you know? So of course, in a way, maybe it would be possible to enforce the law using logical constraint through computation. And I'm going to present one case, which is the Kleros platform. And this is how the Kleros platform is described. Kleros is a platform for resolving consumer disputes in e-commerce or collaborative economy. Blockchain guarantees that no party can tamper with the evidence nor manipulate jury selection, and that rulings are automatically enforced by smart contracts. And Kleros was awarded the European Union Prize on blockchains for social good in 2020. And, you know, they got 1 million euro out of that. So what is exactly at stake here? You have self-executing contracts, which are called smart. In case of appeal, you can gather up a jury composed of anonymous human beings which are financially rewarded. You know, this is a very important point. So where is justice when your jurors are being paid? And the third point is that you use a special cryptocurrency called Pinakion, which is based on Ether, on the cryptocurrency Ether, okay? So that's the main frame. Right, so Kleros has no central government. It completely bypasses any national or international court of justice, and they don't use lawyers anymore. So, you know, this is how far they get. I think this doesn't work. So, you know, let me reassure you, I don't think it works. But, I mean, you know, it's a trend that has to be fathomed. First of all, there's a technical issue. First, because as any cryptographic code, the code of the smart contract is illegible. And so you have to trust someone. And it leaves very little room for discussion, which is of course the base of your profession. The second technical issue, I think, has to do with security. Kleros is based on a decentralized exchange protocols that uses Ethereum, and Ethereum is a Turing complete language. The Turing complete language is a very important kind of computer science program. But there is no general way to prove the correctness or equivalence between programs,
which means that security is, but will stay structurally compromised. So there is no way you can avoid having security issues. There's a legal issue also, which is the anonymity of participants. So how can a decision be enforced and in the real world? How can they tackle this problem? And I don't know how to answer this question. I've asked Federico Ast, who is the main figure of this Clairon system, and he didn't really answer me. Okay, so now if I go to large language models, as you know, we talked about this morning, they are designed to produce legal texts, analyzing cases, drafting contracts. You just mentioned that. And as it was already mentioned, it's all based on statistical optimization. So there is nothing new, and by design, in a way, you can't predict the future with these models. I like a way my colleague from Copenhagen University, Henrik Olsen, describes the problem. He says it's more post-diction than prediction, because of course you have to rely on past cases. So there is also a scientific issue here, which is, I think, very important to underline. All neural networks have limitations, but large language models are sold to us as having no specialization, being really general. But they have internal limitations, and for mathematical reasons. I won't dwell on that today. But so the search for optima cannot be general in any of these language models. So this is also something that we have to take into consideration. So it means that mathematicians or mathematically gifted humans have to invent an ad hoc method on every problem, every time. So, of course, in a way, it's good news for lawyers because, the part of the job. Of course, if they accept to cooperate with computer and data scientists, and I will come to that, to this cooperation later. This is also something that we stressed this morning at the beginning of this session. There's a legal issue, since the large language models do not make it possible to distinguish between correct and incorrect statements, because they are just statistical trends. So, the discovery of an optimum says nothing about the institution of normativity as such. This is something that of course, that we have to remember. So that the very notion of the norm has to be dealt with by law. And of course, we need to be able to distinguish between what is purely descriptive, that refers to facts, and the explanation that refers to the level of the norm. And of course, I think this is where lawyers have to be involved. So I think, as was already mentioned, I think that large language models are of immense help for accessing legal information, putting it into frames. They cannot be the source of legality. We have to insist on this. They just cannot be the source of legality, which comes from elsewhere. Okay, and now I would like to draw your attention on the last trend, which I think is very new and very interesting from a legal point of view, which is open source intelligence, OSINT.
So this is a definition. The term is shorthand to for the laborious process of verifying video and photographs from Ukraine by checking everything about the images, establishing what they show, and doing all this work out in the open for all to see. So this is Elliot Higgins, who is the founder of the website Bellingcat. And I think this has many consequences as far as evidence is concerned. First of all, the aim is, of course, to debunk disinformation. We mentioned fake news this morning, by cross-checking crowdsourced pieces of information. So I think this is typically what witnesses under oath used to do in a court of justice. But now, in a way, you know, it's purely digital. And how to debunk information? Well, one has to geolocate and timestamp unlawful events, to go back to the very basics of justice, which is, of course, the certified evidence in time and space. And in this respect, I think that OSINT is very interesting. So I think that, of course, the role of witnesses have evolved since now this cross-checking procedures are taking place out of the courtroom. But of course, it has to stay under the scrutiny of the lawyers. So if you crowdsource thousands of geolocated and timestamped photos and videos taken both from private mobile phones but also from surveillance cameras, then if you manage to gather up all these pieces of evidence, these atoms of evidence, then you have a new form of evidence coming up. So if you manage to do the tiling up of these various elements, then you can build a unique timeline and location and make it an evidence in a trial. So I think this is very highly original. These evidence are mostly images. They are the work of private companies, mostly. They do not seek to replace the courts of law. And the work is made in advance, you know, before the trials, either in national or international courts. And of course, it's also an expansion of the notion of testimony, which is no longer limited to the words. We go back to the orality we were mentioning before, the words of the witnesses in court. So I think that, I mean, OSINT has been used either in national or international contexts now. I know that, for example, in France, the examining magistrates, the juge d'instruction, are now using this kind of evidence in their inquiries. But it's also the case for international conflicts in Yemen, Syria, or Ukraine. You know, and these inquiries are in fact available online. You can have a look at this and the websites I mentioned here, Bellingcat, Mnemonic, or Forensic Architecture. So what is the future role of lawyers in these various directions taken by evidence? I think that your practice was mostly some kind of solitary practice based on oral argumentation in the space of a court of law, and this is not the case anymore. So this is precisely what is undermined by digital technology, because digital technology is, you know, a new kind of writing, and it is fundamentally non-spatial. So I think there are at least four directions I can imagine for the lawyers, your own profession. First is hybridizing
the lawyer profession. I mean, you know, the lawyers have to build new connections with a host of new professions and new actors, because the lawyers are no longer the only mediators. You know, there are many other professions involved. So your role is still how to transform claims and interpretations of reality into arguments for justice and truth. And this is made now on a digital basis, as I try to show. The second direction is mastering the various technologies. I think this is also very important, because before that, I think you were more focused on the content, but now you have also to take into account how this evidence has been built, and this is brand new, you know. Before that, of course, evidence was not built through technology, but now you have to know this technology in order to be able to make sure that the piece of evidence is something that can be used. The third direction I think is very important is mastering the visual evidence, because these new kind of evidence are mostly visual, mostly images, and of course reading an image is something that one has to learn. It's not immediate. So lawyers must be prepared for this in order to be able to challenge the various interpretations given by other parties. And the last thing I think, which is really crucial for the profession, is the reorganization of the methods, because digital evidence is a new mediation, so it needs a new form of disclosure. So the collection, interpretation, and reconstruction has to be made by several people, you know. So it's very much a collective work. So I think this is a point that also has to be underlined. Okay, I will stop here. Io un piccolo passaggio che lei ha toccato, ma mi piacerebbe che approfondisse. In questo, che è un passaggio fondamentale delle professioni che lei ci ha ben spiegato, manca un tassello, che è la formazione. Noi stiamo parlando oggi di qualcosa che è già, ma nelle nostre università e poi in ambito anche di pratica, nei nostri studi, di questo c'è poco. Come magari capire cosa succede anche in Francia, che differenze ci sono e come si può affrontare questo? Well, I think in France, as far as I can see, they are now you know, new ways of forming students. I am giving courses in front of legal students, but also computer scientists. So we are trying to mix up computer scientists and law students in order for finding a common vocabulary, you know, common language that they can use together, because this is the future. So I think there's a great responsibility in universities now to modify the curriculum so that computer science students and law students can mix up and find new ways of talking to one another. Yeah, so that's the formation. Yeah, that I, you know, I would like to. Yeah, there we are. So sorry. Grazie a Jean Lassange. Professor Donati, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Firenze, nel nostro piccolo capitoletto introduttivo è l'intelligenza artificiale, giustizia alla luce del nuovo regolamento.
è ben vasto, sì, per cui le lascio immediatamente cenni, la parola. Brevi cenni sull'universo. Allora, grazie al Consiglio Nazionale Forense per l'invito. Allora, io vorrei partire dalle scelte dell'Unione Europea in tema di intelligenza artificiale, perché, come ci ha spiegato Anu Bradford in un libro recente, i tre esistenti imperi digitali, Stati Uniti, Cina e Europa, hanno adottato dei modelli di regolazione dell'intelligenza artificiale completamente diversi. Negli Stati Uniti abbiamo un modello market driven, mercato centrico, che confida sul libero mercato per favorire lo sviluppo dell'innovazione, lo sviluppo economico e il benessere sociale. In Cina abbiamo invece un modello state driven, stato centrico, che invece è caratterizzato da un fortissimo intervento pubblico volto a garantire un controllo sui cittadini per assicurare la sicurezza e l'ordine sociale. E l'Europa invece ha adottato un modello sui generis chiamato rights driven, un modello orientato ai diritti, il cui obiettivo fondamentale è quello di garantire un utilizzo della tecnologia compatibile con l'esigenza di tutelare i diritti delle persone. È una scelta, quella europea, nuova, coraggiosa e anche lungimirante, perché qui ci sono due opposte esigenze di cui occorre tener conto. L'interesse che tutti conosciamo a favorire il più possibile lo sviluppo di questi sistemi, da cui dipende il progresso economico e anche il benessere sociale. Abbiamo visto oggi questi sistemi vengono utilizzati praticamente in ogni aspetto della nostra vita. Però c'è anche il problema dei rischi che derivano dall'utilizzo di questi sistemi, perché per errori di progettazione, per errori di training, per errori di funzionamento possono essere discriminatori o comunque comportare dei rischi per i diritti delle persone. Allora, l'Unione Europea è partita dalla convinzione che una disciplina di intelligenza artificiale non si può basare su un trade-off, su un'alternativa tra efficienza e tutela dei diritti. Le ragioni dell'efficienza, cioè il garantire lo sviluppo economico, creare dei campioni nazionali, porterebbero ovviamente verso un modello come quello degli Stati Uniti, in cui l'intervento pubblico è molto limitato, mentre l'opposta esigenza, quindi la tutela dei diritti, potrebbe portare invece ad un modello come quello cinese, che è caratterizzato invece da un forte controllo pubblico. L'Unione Europea ha utilizzato una soluzione di compromesso, ha cercato di bilanciare esigenze di efficienza ed esigenze di tutela dei diritti, muovendo dall'idea che quando si parla di intelligenza artificiale, la tutela dei diritti deve operare in un modo completamente diverso da quello cui siamo tradizionalmente abituati a pensare, quindi non interventi ex post repressivi, ma interventi ex ante volti ad intervenire fin dalla fase di progettazione di questi sistemi in modo da attenuare il rischio appunto per i diritti della persona. Quindi è un modello, quello europeo, che si differenzia nettamente da quello degli Stati Uniti, perché è caratterizzato da un intervento pubblico e da un sistema di governance molto complesso. Si differenzia ovviamente da quello cinese perché, pur essendoci un intervento pubblico, questo è diretto a garantire i diritti delle persone, non certo invece a esercitare un controllo sulle stesse. Allora, già ci siamo detti oggi, quindi non sto a ripetere le basi di questo regolamento sull'intelligenza artificiale, che si basa su una classificazione dei sistemi in base ai loro rischi, quelli che comportano rischi accettabili non sono sottoposti a nessun controllo, quelli che presentano rischi inaccettabili sono proibiti, quelli che invece presentano alti rischi sono sottoposti a una disciplina molto pervasiva che si basa su controlli ex ante
verifiche sul loro funzionamento ed anche controlli ex post. I sistemi che vengono impiegati nell'ambito della giurisdizione o dell'amministrazione sono considerati come sistemi ad alto rischio. Il fatto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella giustizia sia espressamente previsto dal regolamento sull'intelligenza artificiale e sia considerato ad alto rischio non significa però che ogni tipo di utilizzo sia ammesso. Lo spiega benissimo un preambolo del il regolamento nel suo preambolo. Bisogna andare a vedere se anche i sistemi ad alto rischio poi sono utilizzati in conformità con la disciplina dell'Unione Europea e con la disciplina nazionale. E allora qui entriamo un po' nello specifico sui i sistemi, il possibile utilizzo di questi sistemi nel mondo della giustizia. Oggi sono stati vari interventi molto critici, molto scettici sulla possibilità, sull'opportunità di impiegare l'intelligenza artificiale nel mondo della giustizia e sicuramente, come ha detto il viceministro Sisto, ci sono una serie di principi costituzionali che impediscono di sostituire il giudice con un robot. L'articolo 24, 25, 101, quindi l'obbligo di motivazione delle sentenze, il diritto a un giudice naturale, il fatto che un giudice debba essere una persona regolata dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Però questo non toglie che sia evidente, sempre più evidente, che questi sistemi possono essere utilizzati non in sostituzione ma in ausilio dei giudici e degli avvocati. Già oggi, ad esempio da parte dei grandi studi legali, c'è un grande utilizzo di questi sistemi. Anzi, vorrei dire qualcosa in più. Probabilmente oggi l'impiego di questi strumenti di intelligenza artificiale a servizio della giustizia potrebbe avere anche un fondamento costituzionale, nella misura in cui questi sistemi permettono di ovviare a quelli che sono i maggiori problemi della giustizia che abbiamo tutti sotto gli occhi, in particolare l'eccessiva durata dei processi, ma anche il tema della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni. Laddove ci fossero sistemi che permettono di fornire un quadro accurato dei precedenti giurisprudenziali, si potrebbero evitare delle decisioni contrastanti sul medesimo caso anche da parte di giudici all'interno della medesima corte. Poi c'è tutto il tema che io ho trovato interessantissimo, la relazione di Jean Lassalle, è tutto il tema della prova telematica. Questo è un tema su cui gli avvocati si dovranno necessariamente confrontare, perché soprattutto nel campo del diritto penale sempre di più occorrerà la prova telematica, e probabilmente anche gli strumenti di intelligenza artificiale potranno fornire degli ausili fondamentali proprio per la tutela delle persone che hanno una questione di fronte ad un'autorità giudiziaria. Quindi sicuramente, a mio avviso, una preclusione all'impiego dell'intelligenza artificiale nella giustizia è del tutto ingiustificata. Tra l'altro, questo problema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ce lo abbiamo in tutti i settori, anche nell'università sempre più spesso ci domandiamo ma cosa dobbiamo fare di fronte agli studenti che quotidianamente ci presentano delle tesi che sono fatte attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale. Qui ci sono vari correnti di pensiero, c'è chi dice aboliamo le tesi, c'è chi dice cerchiamo, se li scopriamo, qualcun altro invece dice no, cerchiamo invece di educare, di avere dei programmi di educazione che possano permettere agli studenti di sfruttare al meglio questi strumenti di intelligenza artificiale. Credo che lo stesso approccio dovrebbe essere tenuto anche nel mondo della giustizia. Certo, i sistemi di intelligenza artificiale possono sbagliare, questo è innegabile, ma spesso anche i giudici sbagliano. Il fatto stesso che vi sia un sistema, un doppio grado di giurisdizione, sconta l'idea che ci possa essere una decisione in primo grado che non sia corretta. Certo, si dirà, un conto è un errore di un essere umano che
è un errore che tendenzialmente sarà isolato e potrà essere più facilmente scoperto, mentre gli errori attribuibili ai sistemi di intelligenza artificiale diventano errori seriali e che sono anche meno facilmente individuabili, perché noi sappiamo che gli strumenti di intelligenza artificiale, soprattutto quella di machine learning, opera come una black box e quindi è difficile andare a capire, nonostante si parli molto anche nel regolamento di intelligenza artificiale della trasparenza di questi algoritmi, io sfido chiunque a riuscire a comprendere la logica attraverso la quale uno di questi sistemi possa funzionare. Quindi, diciamo, è un sistema, quello europeo, nel quale dobbiamo inquadrare anche l'impiego dell'intelligenza artificiale nel mondo della giustizia, che si basa su una serie di regole volte a prevenire i rischi e è un sistema che però vede affidato il suo successo non tanto al sistema delle regole quanto alle strutture che saranno istituite per garantire l'applicazione di queste regole, cioè come accade in tante altre situazioni, sarà il sistema di governance, sarà il sistema istituzionale che verrà messo in piedi a decretare il successo o l'insuccesso di questa nuova normativa. E il regolamento sull'Unione Europea ha istituito un sistema di governance molto complesso, basato su organi europei e su organi nazionali. A livello europeo è stato già istituito l'ufficio dell'intelligenza artificiale. Oggi l'onorevole Mantovani ci segnalava giustamente che il tema dell'intelligenza artificiale è al centro anche del dibattito politico italiano. Oggi si discute in Italia su quale sia il sistema migliore per controllare, dirigere, indirizzare questo sistema di intelligenza artificiale. Quindi si discute se l'autorità di controllo prevista dal regolamento sull'intelligenza artificiale debba essere una delle autorità indipendenti che già esistono, se si debba creare una nuova autorità indipendente, se invece le funzioni, e poi le funzioni di cui parlava la professoressa Gatt oggi, che vanno dalla notifica alla certificazione, ma soprattutto al controllo, possano essere affidate ad una amministrazione tradizionale. Certo è che il tema dell'intelligenza artificiale richiede delle professionalità che, secondo me, difficilmente si possono trovare nelle amministrazioni esistenti e anche nelle autorità amministrative indipendenti, perché per poter efficacemente garantire un'applicazione delle nuove regole europee occorre che l'organo incaricato sia un organo non soltanto dotato di una piena indipendenza e dal potere politico e dal potere economico, ma anche dotato di grandissime competenze tecniche, di skills che non sono più soltanto gli skills tradizionali, quindi essere un giurista, ci vorranno economisti, ci vorranno degli scienziati dei dati, ci vorranno insomma delle professionalità completamente diverse da quelle che noi abbiamo. E poi la particolarità di questi sistemi, se seguiamo il modello del regolamento dell'intelligenza artificiale, è che sono dei sistemi ciascuno classificato in funzione dello scopo per il quale viene utilizzato. E allora i sistemi di intelligenza artificiale, tra loro anche quelli che sono stati inclusi nel famoso allegato terzo del regolamento sull'intelligenza artificiale, cioè i sistemi ad alto rischio, sono tra loro completamente diversi. Un conto è un sistema di intelligenza artificiale che viene utilizzato in una infrastruttura critica o che viene utilizzato per una selezione del personale, e tutt'altro conto è un sistema di intelligenza artificiale che viene invece utilizzato a sostegno dell'amministrazione della giustizia
e da parte dei giudici o da parte degli avvocati. E in questo secondo caso c'è tutto un problema di garantire all'organo che effettua attività di controllo e anche di certificazione una competenza che è una competenza specifica, che si basa sulle regole etiche, sulle regole di diritto processuale, sostanziale e procedurale, che si applicano nel campo della giurisdizione. Il quadro poi si complica ulteriormente quando si parla della intelligenza artificiale, dei sistemi a finalità generale, large language model, che sono dei sistemi che si prestano un po' a tutti gli usi, e quindi diciamo questa classificazione fatta dal regolamento sull'intelligenza artificiale in relazione agli utilizzi che vengono fatti dei vari sistemi, per sistemi come ChatGPT che possono essere utilizzati vuoi per scrivere una sentenza, vuoi per preparare un compito di matematica a scuola e per tantissimi altri scopi, sono difficili. Comunque, e con questo vorrei concludere, l'intelligenza artificiale oggi è una grande sfida, è un qualcosa su cui necessariamente giudici e avvocati avranno sempre più avranno sempre più a che fare, ed è una sfida che va, cioè i sistemi non possono essere banditi, cioè un'idea vanno gestiti, bisogna che gli avvocati, bisogna che i professionisti della giustizia imparino a convivere e a utilizzare al meglio questi nuovi sistemi. Ma, e qui vorrei tornare ad uno spunto che ho trovato molto interessante della relazione della professoressa Gatt di questa mattina, certamente l'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'avvocatura è una grossa opportunità, ma è anche una grande responsabilità, perché è necessario che nel mondo della giustizia i professionisti della giustizia riescano a far sentire la propria voce, perché nella regolazione, nel controllo, nella gestione di questi sistemi non si può fare a meno di avere un ruolo determinante dei soggetti che nel mondo della giurisdizione agiscono con un ruolo di primissimo piano, che conoscono i problemi dell'organizzazione giudiziaria, che conoscono i problemi del processo, che conoscono le norme etiche, le norme giuridiche. Quindi in definitiva intelligenza artificiale, grande opportunità ma grande responsabilità anche per l'avvocatura. Grazie. Professore, rivolgo una domanda anche a lei, le chiedo uno sforzo di sintesi perché poi stiamo portando un pochino di ritardo. E volevo farle una domanda sui confini, perché sui confini si sono combattute guerre nella storia dell'umanità, quindi insomma il confine è qualcosa di determinante molto spesso. Lei ha detto il magistrato, l'avvocato non possono e non devono essere sostituiti da un'intelligenza artificiale, possono essere supportati e coadiuvati da un'intelligenza artificiale. Ma come si traccia il confine tra il supporto e la sostituzione o l'influenza che può dare l'intelligenza artificiale? Chi lo traccia il confine e come si può tracciare? Guardi, la domanda è una domanda non facile da rispondere, perché un magistrato o un avvocato che utilizza un sistema di intelligenza artificiale tende ad essere catturato. Se l'intelligenza artificiale mi dà una risposta, pensate, ma questo non soltanto nel mondo della giustizia, anche nel mondo dell'industria, dei dirigenti, perché mi devo discostare da quello che mi ha detto un sistema che ha un'apparenza di scientificità, di terzietà, che è per definizione al riparo da qualsiasi tipo di influenza esterna, eccetera, eccetera. Quindi questo è un rischio, il rischio della cattura, ma è un rischio che può essere superato con la formazione.
cioè una persona che ha un adeguato livello di formazione, una conoscenza della materia, è in grado di capire se il supporto che sta utilizzando gli sta dando una risposta giusta o lo sta portando sulla cattiva strada. Grazie. Grazie. Io quindi ringrazio appunto Filippo Donati, Jean Lassange e Francesco Contini per l'apporto che ci hanno dato, per il contributo, per l'agilità anche alle risposte. Grazie mille. E a questo punto invito la professoressa, sono felicissimo di poter dare la parola alla professoressa Paola Severino, emerita di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma. Luis. Come volete. Sì, come volete. Buonasera a tutti e permettetemi di... Grazie. Permettetemi di iniziare con un ringraziamento davvero sentito al presidente Francesco Greco per non solo per l'invito che mi ha fatto a partecipare a questo importante incontro. Il tema dell'intelligenza artificiale è il tema al quale dedico da qualche anno molta attenzione, ma anche per aver organizzato così bene questo convegno. Io sono abituata ad organizzare convegni e so quanto peso vi sia nell'organizzare bene un convegno, nell'avere partecipazioni elevate, nell'avere partecipazioni internazionali, nell'avere giornalisti ben preparati sull'argomento. E dunque mi pare che questo convegno innanzitutto sia ben riuscito, e quindi un grazie, e solleciterei anche un applauso al presidente, se siete d'accordo. Ci tengo poi, inoltrandomi verso la mia lectio magistralis, a sottolineare come il G7 delle avvocature, un'iniziativa che dal 2017 riunisce gli avvocati dei paesi del G7, ha offerto nel tempo un notevole contributo al dibattito pubblico attraverso l'adozione di numerose risoluzioni relative alle questioni giuridiche di primo rilievo oggetto di discussione. Dunque non solo confronti teorici, non solo confronti utili perché ci mettono a paragone, a confronto con avvocati o comunque con giuristi di altri paesi, ma anche perché si concludono con delle risoluzioni concrete, importanti. E quindi ringrazio l'intero Consiglio Nazionale Forense per l'impegno che profonde ogni anno nell'organizzazione di questo appuntamento annuale e per gli interessantissimi spunti di riflessione, poi più specificamente per il futuro dell'intelligenza artificiale nella nostra società democratica. Sappiamo bene che, con particolare riguardo al terreno della giustizia, le implicazioni di questa nuova scienza, possiamo chiamarla nuova scienza, sono davvero molteplici e di varia natura, nonché forieri di indubbie opportunità di progresso, ma al contempo di rischi che non possiamo ignorare. Io credo che se ci mettessimo qui con una bilancia dovremmo rappresentare questo nostro esercizio come il difficile esercizio di chi deve pesare i vantaggi e i rischi che possono derivare da queste nuove tecnologie, intendendoci però per cosa significa nuove tecnologie. Noi ormai ci siamo abituati alla telematica, all'uso comunque di sistemi di confronto e di elaborazione digitale, ma qui stiamo parlando di un fenomeno diverso. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, cioè di un sistema capace di ragionare su dati, capace di ragionare e di produrre quindi dei risultati assimilabili a quelli del ragionamento umano. Quindi intendiamoci sul punto di partenza, proprio per comprendere il perché della delicatezza di questo tema. E d'altra parte, se questo lo trasferiamo sulle singole materie di cui ciascuno di noi si occupa, avremo un quadro concreto e molto pertinente della situazione. D'altra parte, coerentemente con il titolo della Lectio Magistralis che mi è stata affidata, vorrei immediatamente gettare lo sguardo sul settore della giustizia penale, dove l'esperienza straniera lo insegna, e mi ha fatto piacere vedere
quante luci ed ombre siano derivate da questa comparazione con sistemi stranieri, l'impiego dell'intelligenza artificiale rappresenta ormai una realtà, ma comunque una realtà contenuta, una realtà ancora sotto osservazione. Ma gli stimoli che ci arrivano, sempre per questo sistema di pesi e contrappesi, lo stimolo per esempio all'ibridazione dei dati degli avvocati, l'ibridazione del modo di pensare degli avvocati rispetto all'intelligenza artificiale, lo stimolo che ci è venuto oggi dalla bella relazione che abbiamo ascoltato, rappresentano sicuramente un aspetto di positività sul quale noi dobbiamo incominciare a ragionare. Mai stare fermi nella vita, mai dire no prima di aver sperimentato, mai dire no prima di avere comparato e verificato quel che altri hanno già verificato e comparato, quindi avviarsi senza pregiudizio verso l'analisi dei pro e dei contro di questo fenomeno. Era in effetti lontano 2017 quando il Chief Justice John G. Roberts Jr. alla domanda se potesse prevedere un giorno in cui le macchine intelligenti avrebbero assistito le decisioni dei giudici, ha risposto: "It's a day that's here", è il nostro presente. Non pensiamo che sia il futuro, è qualcosa che si sta già realizzando ed è per questo, e qui mi richiamo alla sua bella domanda sul tema della formazione. Siamo pronti a formare i nostri giovani a questa sfida? Noi abbiamo iniziato 7 anni fa con un programma dedicato ai nostri giovani, un master dedicato ai nostri giovani laureati sul tema dell'intelligenza artificiale. Abbiamo poi proseguito con un corso di insegnamento su cyber security e intelligenza artificiale. Ma credo che dobbiamo diffondere questa cultura della ibridazione, perché i nostri giovani devono essere pronti ad affrontare questo nuovo tema con l'entusiasmo con il quale i giovani abbracciano le novità, ma anche trasmettendo loro le cautele che noi decisamente più anziani abbiamo rispetto a sistemi che sono ancora da sperimentare. Inutile rilevare come oggi, a distanza di 7 anni, l'universo in esame sia costellato da variegate applicazioni di intelligenza artificiale e la velocità di questo sviluppo ci colpisce tutti. A 7 anni di distanza da quell'inizio siamo veramente andati molto molto avanti, perché la tecnologia è veloce, conquista spazi velocissimamente. E come è noto, gli algoritmi che si avvalgono di questa tecnologia non solo sono caratterizzati dalla riproduzione di determinate capacità cognitive tipiche della persona umana, memorizzano milioni, miliardi di dati, ma presentano abilità logico-computazionali e di elaborazione di un numero straordinariamente elevato di informazioni, tali da renderli un supporto di grande rilievo a molteplici attività umane, ma di elevata complessità. Per noi che abbiamo iniziato a studiare i casi giudiziari attraverso le riviste, è certamente un grande sostegno poter avere il supporto di una tecnologia che ti consente non solo di ricavare la memoria di tutte le sentenze, di tutte le decisioni sul caso, ma anche di elaborarle, perché è questa l'aggiunta dell'intelligenza artificiale. Ne sono importanti esempi gli algoritmi predittivi, e qui incominciamo ad andare nelle materie scivolose, che si inseriscono nelle attività di prevenzione della criminalità, ovvero che supportano le decisioni rimesse al giudice, i programmi di riconoscimento facciale, gli strumenti diretti alla valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa. Queste sono le sfide alle quali deve resistere l'intelligenza artificiale. Ancora, sono oggetto di studio ulteriori possibili impieghi dell'intelligenza artificiale nella fase investigativa. Ricerche recenti riguardano ad esempio l'applicazione di algoritmi di machine learning a supporto di tecniche di imaging a fine di datare le tracce biologiche invisibili rinvenute sulla scena del crimine. Scusatemi se adotto ogni tanto termini inglesi, ma la capacità di sintesi dell'inglese rispetto alla lunghezza delle spiegazioni che dovrei dare per ognuno di questi termini e il fatto che ormai li condividiamo tutti in una comune conoscenza mi inducono a farlo. Credo dunque sia ugualmente superfluo dare atto del fascino che le stesse possono esercitare sul giurista, specie sul giurista giovane.
specie alla luce delle prospettive di innovazione e ammodernamento che offrono per l'amministrazione della giustizia penale. Mi preme piuttosto porre l'accento sulle problematiche emerse nell'esperienza applicativa straniera, anzitutto sul piano della tutela dei diritti fondamentali, a partire dalla presunzione di innocenza, dal diritto di difesa, che rischiano di essere posti in crisi da un risultato a cui, almeno apparentemente, l'applicazione di sofisticate tecnologie attribuisce il carattere della certezza. Ed è quella che noi dobbiamo mettere alla prova. Inoltre, l'elevata complessità e la tendenziale opacità del funzionamento degli algoritmi, l'ho già sentito dire da molti, ma da questo dato noi dobbiamo partire. La fonte è importantissima per il giurista, per il giudice, per l'avvocato, per il pubblico ministero. Sapere da quale fonte proviene una informazione è fondamentale. Dunque, finché la fonte di acquisizione dei dati, dell'intelligenza artificiale, della piattaforma non sarà conosciuta, noi non potremo affidarci a quel mezzo di valutazione e di giudizio. Perché se incidono poi sulla possibilità di contestare efficacemente e sottoporre a vaglio critico l'output generato dal sistema, oltre ad impedire alla difesa di contrapporsi validamente all'accusa, perché se io non conosco da quali dati sta partendo l'accusa, in questo caso il mezzo di intelligenza artificiale che ha elaborato in maniera però oscura sulla provenienza di determinati dati, non sarò certamente in grado di difendere adeguatamente. Se certamente queste criticità non devono indurre all'adozione di un approccio di chiusura o di critica predefinita, d'altra parte impongono al giurista e al legislatore di acquisire una solida consapevolezza al riguardo e di individuare di conseguenza le condizioni in grado di legittimare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, nonché dei principi e delle regole del diritto e del processo penale. E perciò che torno sul tema della formazione. La formazione di un giurista all'intelligenza artificiale deve essere multidisciplinare. Io devo prima comprendere il fenomeno. Io ho impiegato un po' di tempo per comprenderlo, vi devo dire la verità. E poi si può dire se è un sistema che può funzionare o non può funzionare. Pur essendo ancora lontani da una compiuta regolamentazione dell'intelligenza artificiale applicata al settore della giustizia penale, sappiamo tutti che una legislazione di carattere orizzontale sui sistemi di intelligenza artificiale è in procinto di vedere finalmente la luce. E ringrazio il professor Donati per aver trattato questo spunto della regolamentazione. Mi riferisco naturalmente al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che, dopo un lungo e tortuoso iter legislativo, si trova oggi agli stadi finali del processo di approvazione, candidandosi a rappresentare la prima legge al mondo volta a regolare in chiave orizzontale il fenomeno. Il professor Donati ci ha parlato di una legislazione fortemente statuale, di una legislazione di mercato. La nostra è quella europea, è una legislazione basata sul mondo dei diritti, quindi vede il fenomeno in maniera orizzontale. E proprio nel AI Act, che a mio avviso è possibile scorgere le prime indicazioni normative anche rispetto al futuro delle applicazioni di intelligenza artificiale nel sistema della giustizia penale. E ciò di cui dobbiamo fare tesoro è l'approccio regolatorio prescelto, il quale, come noto, si basa sul diverso livello di rischio che i diversi sistemi di intelligenza artificiale pongono per i diritti fondamentali dell'individuo, prescrivendo di conseguenza regole via via più stringenti fino al divieto generale di determinate pratiche, laddove la portata dei potenziali pregiudizi si riveli inaccettabile. Dunque c'è una sfera consentita, c'è una sfera di rischio governato e governabile e c'è una sfera di divieto. Queste sono le tre fasce costruite da questa regolamentazione. Ebbene, una simile impostazione di fondo rispecchia perfettamente l'idea di individuare un equilibrio tra le prospettive di innovazione che le tecnologie in questione possono offrirci e l'irrinunciabile rispetto dei diritti fondamentali. Nell'ottica fin qui delineata, intendo pertanto soffermarmi brevemente su due diversi segmenti della giustizia penale in cui si assiste all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale
evidenziando i profili critici che nella prassi prevalentemente straniera sono affiorati in relazione a ciascuno. Ciò sarà essenziale per verificare in ultima analisi se sia possibile individuare, anche sulla scorta del regolamento europeo, quindi concretamente alla luce di quel che oggi è la legislazione, un punto di equilibrio che consenta di coniugare il loro proficuo utilizzo con il nucleo essenziale di principi e garanzie alla base del nostro sistema giuridico. Il primo ambiente, virgoletto questa espressione, è quello della prevenzione dei reati. Ove ha fatto ingresso il cosiddetto predictive policing, una prassi nata negli Stati Uniti, ma di cui esistono isolati esemplari anche in Italia. Si tratta in sostanza di software che, grazie all'incrocio di dati contenute in banche dati delle forze dell'ordine, social networks, internet, eccetera, sono in grado di identificare, a seconda del proprio modello di funzionamento, le zone a rischio reato, i potenziali autori o vittime di reati, ovvero il profilo anonimo dell'autore di una serialità di reati. L'obiettivo di questi sistemi è quello di ridurre il tasso di criminalità attraverso un'analisi dei dati più oggettiva e precisa, che consenta interventi mirati verso i luoghi ovvero i soggetti maggiormente a rischio. Tuttavia si registrano statistiche discordanti circa l'efficacia di tali sistemi sulla riduzione del crimine. Quella che sembrava in origine un meccanismo, quello che sembrava un meccanismo ineccepibile sulla prevenzione, oggi è già criticato nella sua applicazione. Perché inoltre questi hanno, specie nell'esperienza statunitense, sollevato molteplici criticità. Quali sono queste criticità? Primo ordine di problemi è connesso ai dati, come sempre, di cui il software si alimenta. Questi, invero, se relativi a caratteristiche sociodemografiche, razza, etnia, potrebbero condurre, e nei fatti è accaduto, ad esiti discriminatori. Si è molto detto in origine che l'intelligenza artificiale avrebbe, se non annullato, abbattuto le discriminazioni anche nel campo della giustizia, in realtà le ha implementate, perché data l'alimentazione su fatti, processi del passato nei quali la discriminazione era fonte di sentenze ingiuste, la povertà, l'appartenenza ad un certo colore, a una certa razza, sappiamo tutti che hanno portato ad una serie di pronunce ingiuste e oggi ingiustificabili, alimentano con un tessuto malato il corpo dell'intelligenza artificiale e dunque rischiano di aumentare anziché diminuire gli esiti discriminatori. Inoltre la prassi americana ha disvelato anche un problema di opacità in relazione allo stesso percorso logico compiuto dall'algoritmo, non solo la fonte ma anche il ragionamento. Ciò è particolarmente allarmante rispetto a quei sistemi che, attraverso valutazioni di pericolosità individuale, identificano il possibile autore di reati e lo sottopongono a un più incisivo monitoraggio. Costui infatti non avrà modo di contestare la predizione di pericolosità elaborata nei suoi confronti, né, sempre come dimostra la prassi oltreoceano, è possibile individuare un soggetto accountable, responsabile, a cui il destinatario del risultato algoritmico possa rivolgersi. Dunque, impossibilità di portare a compimento questo processo correttamente. Su un diverso piano si pongono le preoccupazioni connesse al pericolo che, in ragione della mole dei dati personali raccolti e processati, si dia vita ad una sorveglianza generalizzata, difficilmente conciliabile con alcuni diritti fondamentali dell'individuo, tra i quali spicca la tutela della privacy. Noi siamo paesi molto attenti a questi diritti. Io devo dire che, andando in Cina, ho constatato un atteggiamento completamente diverso. L'ultima volta che sono andata in una start-up che si occupava di intelligenza artificiale, al mio ingresso mi hanno detto: oh, professoressa, le abbiamo preso l'impronta facciale. Io sono rimasta, devo dire, paralizzata dall'orrore. E mentre loro mi presentavano questo come un modello di sviluppo estremamente utile ed opportuno. Lei sarà riconosciuta dovunque adesso con l'imprinting facciale. Vedete quanto la cultura di due paesi diversi possa poi influire sulla valutazione che noi diamo della possibilità di avere applicazioni di intelligenza artificiale.
E veniamo così al terzo e a mio parere cruciale ordine di problematiche. Se ed eventualmente a quali condizioni le risultanze dei software in questione sono ammesse a transitare nel processo penale. È su questi aspetti che deve oggi focalizzarsi l'attenzione dell'interprete, atteso che nell'ambito in considerazione mancano indicazioni normative specifiche sul legittimo uso della polizia predittiva. Sembra tuttavia che la proposta di regolamento europeo abbia adottato un approccio cauto, ma al contempo equilibrato rispetto alle applicazioni in questione, grazie al quale mi sembra che sia possibile ovviare a gran parte delle problematicità della polizia predittiva che ho appena richiamato. In particolare, sulla base degli ultimi emendamenti approvati, sembrerebbe che i diversi software predittivi, al netto di quelli deputati a identificare i possibili autori di reati attraverso una valutazione di pericolosità individuale che si basi esclusivamente sulla profilazione, siano tutti ricompresi tra quelli ad alto rischio. Quindi non sono esclusi, ma sono considerati ad alto rischio e siano pertanto ammessi purché rispettino una serie di stringenti requisiti in punto, tra l'altro, di qualità dei dati, accuratezza e trasparenza, ma soprattutto sorveglianza umana. E mi avvio davvero alla conclusione, perché di questo si tratta quando si arriva al cuore del problema. Si tratta di disposizioni estremamente dettagliate, accompagnate peraltro da un ricco arsenale di sanzioni in caso di ottemperanza. Quindi non solo c'è il limite, ma lo sforamento del limite, il superamento del limite è anche accompagnato da un sistema sanzionatorio, grazie alle quali ci avviciniamo verso il raggiungimento di quel equilibrio che ho più volte richiamato. Non è impossibile l'uso dell'algoritmo, ma va attentamente monitorato e se si va fuori dal limite naturalmente bisogna sanzionarlo. A questo proposito appaiono significative le previsioni del regolamento che nell'imporre requisiti di trasparenza anche sul grado di attendibilità dei risultati che possono essere ottenuti dall'algoritmo stabiliscono la necessità che il sistema sia presentato all'utente in modo tale, questo è importantissimo secondo me, da renderlo consapevole del rischio di cosiddetta distorsione dell'automazione. È come il consenso informato in materia medica, dobbiamo sapere quali sono i limiti di questo mezzo. Quindi consente di riporre un affidamento non eccessivo nell'uso del mezzo. E questo naturalmente deve valere anche più per l'uso degli algoritmi per valutazioni prognostiche sul rischio di recidiva. Qui siamo veramente all'estremo limite della capacità predittiva. Al riguardo l'esperienza giudiziaria americana ha messo a nudo con il noto caso Loomis, che ormai è la fonte di tutte le nostre preoccupazioni sull'uso distorto o non corretto dell'intelligenza artificiale, le problematiche connesse all'impiego di risk assessment tools nella decisiva fase del sentencing, in cui la predizione dell'algoritmo sul rischio di recidiva dell'imputato può di fatto influire sul tipo e sul quantum di pena da erogare. E questo è il versante sul quale, oltre al quale noi non possiamo affacciarsi. E per esigenze di tempo le negatività le accenno soltanto: scarsa affidabilità, potenzialità discriminatoria, rischio di influenza degli algoritmi predittivi sull'imparzialità del giudice. Ma credo che il vero punto critico sia rappresentato dalla indecifrabilità del percorso compiuto dall'algoritmo, dal peso assegnato a ciascuna variabile, poiché questa opacità rischia di compromettere il rispetto dei canoni del giusto processo e in primo luogo il principio del contraddittorio. E dunque ancora deve imparare tanto l'intelligenza artificiale per poterci dare un utile supporto, deve imparare ad essere trasparente, deve imparare a darci contezza delle fonti alle quali si è ispirata, deve imparare a citare le fonti. Tutti conoscete il caso di quel povero avvocato che ormai rimarrà nella storia del diritto, non ne cito il nome perché poverino mi piange il cuore ogni volta che penso a lui, il quale alla corte di Manhattan cita tre precedenti sentenze a lui favorevoli, il giudice non è convinto, gli chiede di verificare, lui va su ChatGPT, che era la piattaforma alla quale si era ispirato per ricavare queste sentenze,
e ne ricevo una prima risposta confermativa. Sì, sì, questa sentenza è stata emanata, mancava una parte della data e gliela dà. Il giudice non è convinto, ricorre ancora una volta alla consultazione di ChatGPT, che ancora una volta gli dice: ma che vuoi, ti ho già dato tutto, adesso ti aggiungo anche qualche nome in più. Insomma, alla terza consultazione ChatGPT confessa che quei dati non sono corretti. Ecco, è un episodio estremo naturalmente, ed è quello che ci fa dire che l'intelligenza artificiale deve ancora imparare tanto prima di potersi, non dico sostituire al giudice, ma entrare nel giusto processo come un soggetto che si colloca nel contraddittorio tra le parti, come soggetto ben informato e capace di resistere al contraddittorio tra le parti, che è la parte viva di un processo penale in cui tutte le parti devono essere ugualmente informate e devono avere uguali capacità di contraddire reciprocamente l'altro. Quindi siamo lontani da questa meta, il che in certa misura ci rassicura. Il compito dell'uomo giudice penale, come dell'avvocato penalista e come del pubblico ministero, non saranno a breve almeno sostituiti dall'intelligenza artificiale, la quale può essere un ottimo mezzo di supporto, un ottimo mezzo di sostegno per le decisioni e per la nostra elaborazione, per la nostra capacità di elaborare concetti insieme all'intelligenza artificiale, in un confronto che però non può ancora avvenire in un'aula di giustizia penale, perché l'intelligenza artificiale è una grande risorsa, ma non ci deve governare, siamo noi che dobbiamo governarla. Grazie. Grazie Presidente. Grazie, grazie, grazie. Grazie, io prego di salire sul palco i rappresentanti delle avvocature straniere. John Stefanik, Presidente della Canada Bar Association, quindi l'avvocatura canadese. Julie Coutier, Presidente del Consiglio Nazionale dei Barreaux di Francia. Richard Atkinson, Vicepresidente della Law Society del Regno Unito, e Pierre Dominique Schaap in rappresentanza del CCB, che non vedo. Dominique. Ah, ecco. Facciamo una foto? Farò in piedi o sei tu? In piedi. Che tap? Thank you, grazie, grazie. E allora io direi di cominciare questa ulteriore. Prego, prego. E abbiamo parlato a lungo di quello che sono di quelli che sono gli scenari italiani dello stato di attuazione della intelligenza artificiale. È un problema molto sentito in Italia, immagino anche nei paesi di appartenenza dei rappresentanti delle altre avvocature. Vorrei capire, vorrei illustrato da voi il livello di
preparazione dell'avvocatura nei vostri paesi e soprattutto se ci sono delle norme che disciplinano. In Italia si sta lavorando molto, il governo ci ha rappresentato questa mattina il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il presidente Mantovano, e poi ce l'ha confermato anche il Vice Ministro alla Giustizia, che si sta lavorando per elaborare una legge. Le prime bozze sono già state messe in circolazione. Devo dire che ci danno qualche motivo di approfondimento, diciamo così. Vorrei chiedere ai rappresentanti dei paesi che fanno parte del G7 se nei vostri paesi ci si sta, il governo o il Parlamento si sta preparando a normare, quindi a fare delle leggi su questo, oppure se si aspetta, oppure se si vuole attendere una normativa di dettaglio da parte dell'Unione Europea. Ovviamente questo non riguarda la Gran Bretagna, che è uscita dall'Unione Europea, però comunque è una legge che probabilmente che sia comune a tutti, sulla quale tutti quanti si possa ragionare al di là dell'appartenenza all'Unione Europea. C'è il confronto con gli Stati Uniti, c'è il confronto col Giappone, c'è il confronto col resto del mondo, e avere delle norme comuni a tutta che riguardano la giustizia potrebbe essere un elemento utile. E quindi vorrei comprendere lo stato dell'attuazione nei rispettivi paesi. Partirei dalla Francia, dalla Presidente del Consiglio Nazionale des Barreaux di Francia, Julie Cotrier. Merci. Grazie mille. Merci beaucoup, Monsieur le Président Gréco, pour votre invitation et ainsi qu'à vos équipes pour l'organisation de cette manifestation extrêmement bien organisée et bien caractéristique de l'hospitalité de nos amis italiens. Alors nous avons entendu aujourd'hui beaucoup de brillants exposés qui ont clairement mis en lumière l'ampleur des défis que pose l'intelligence artificielle dans la transformation du droit et de notre profession. Beaucoup de choses ont été dites et bien dites, et il est vrai, je crois qu'on peut être d'accord sur ce constat, que l'avènement de l'intelligence artificielle va profondément modifier notre profession et d'une façon générale la profession juridique, hein, puisqu'on parle non seulement des avocats mais aussi évidemment des juges, et notre manière de l'exercer. Cette intelligence artificielle va impacter la manière aussi dont nos règles déontologiques doivent à la fois s'adapter à la nouvelle technologie et constituer aussi un rempart contre les potentielles atteintes aux droits fondamentaux et à la qualité de la justice. Nous avons ces deux préoccupations, c'est-à-dire la transformation de la profession elle-même, mais aussi le rôle social de l'avocat, qui fait que nous devons toujours veiller à l'égal accès à la justice. Nous sommes, ne l'oublions jamais, des sentinelles de la sauvegarde de l'état de droit, nous avocats, mais aussi d'ailleurs les magistrats, et nous, membres du G7, nous devons veiller à la mise en place de garde-fous pour la protection des libertés publiques et individuelles. Et notamment, nous devons tout d'abord veiller à ce que l'accès à la justice, le droit à l'assistance d'un avocat et l'indépendance des professions du droit et du système judiciaire ne soient pas entravés par l'intégration de l'intelligence artificielle dans la pratique du droit. J'ai été très sensible à une prise de parole tout à l'heure sur le lien qui était fait entre l'intelligence artificielle et l'indépendance des juges, avec le risque que cela peut constituer dans des pays autoritaires ou semi-autoritaires. Je pense que c'est une notion à laquelle nous devons nous intéresser. Le deuxième point de vigilance pour nous, c'est de renforcer la capacité des pouvoirs publics à appréhender le fonctionnement et les conséquences du développement des systèmes algorithmiques et les déployer de manière responsable dans le respect des libertés et droits fondamentaux. Là encore, on a beaucoup parlé d'éthique, mais la question, c'est avant tout celle des droits du citoyen.
Et nous devons, là encore, veiller à évaluer, à surveiller efficacement et de manière indépendante l'impact de l'intelligence artificielle, particulièrement l'utilisation d'algorithmes en matière juridique et judiciaire. Et là encore, j'étais très sensible, Madame Gatti, à votre idée de faire en sorte que le barreau puisse avoir un rôle dans l'évaluation et dans la certification des applications. C'est une notion qui nous paraît intéressante et qui doit, je pense, aussi en France pouvoir nous inspirer. Il paraît important de souligner qu'au moment même où nous discutons cette marche disruptive de l'intelligence artificielle générative est en marche, elle est en cours et elle met potentiellement dans certaines situations à rude épreuve la protection des droits fondamentaux. À cet égard, puisque vous nous interrogez sur l'état de la législation en France, il n'y a pas encore de loi général réglementant l'intelligence artificielle. Nous avons vu sortir il y a quelques semaines les conclusions d'une mission d'information menée par des parlementaires, par des députés. C'est une mission d'information de l'Assemblée nationale qui émet un certain nombre de recommandations, mais nous n'avons pas encore de législation générale en France. En revanche, nous avons, et je crois que nous sommes le premier pays à le faire, mais devons-nous en être si fiers, dans la perspective des Jeux Olympiques, nous avons été le premier État à autoriser à titre expérimental le traitement algorithmique de données d'images par des systèmes de vidéoprotection ou de drones lors de rassemblements de personnes. Cela signifie que des données pourront ainsi être collectées dans l'objectif de détecter en temps réel des événements, des comportements prédéterminés susceptibles de présenter des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Comme toute exception à une entrave aux libertés fondamentales, nous, avocats, nous devons évidemment veiller à ce que les motifs de prévention de terrorisme et de maintien de la sécurité publique ne conduisent pas à une utilisation de l'intelligence artificielle qui s'apparenterait à une identification individualisée et biométrique des personnes. Nous sommes toujours dans la recherche d'un équilibre entre des motifs parfois légitimes de restriction des libertés et la nécessité qu'en effet ces restrictions soient purement temporaires et surtout extrêmement proportionnées. Nous devons être très très vigilants là-dessus. Nous devrons également veiller à ce que le traitement automatisé des données par le biais de l'intelligence artificielle ne se fasse pas à des fins répressives, disproportionnées, injustifiées, non nécessaires et discriminatoires. Ces questions ont déjà été également abordées. Et à cet égard, si la loi française prévoit en principe l'interdiction de la reconnaissance faciale et de l'identification biométrique, force est de constater que le traitement algorithmique systématique des données est de nature à augmenter le nombre et la précision des informations collectées et pourrait, in fine, conduire potentiellement à une identification individualisée des personnes. Il faut dire que sur ce terrain, nous sommes un peu à la frontière au regard dans cette zone grise sur le projet de l'IA Act de l'Union européenne qui a été adopté récemment par le Parlement européen et qui prohibe l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf si et dans la mesure où cette utilisation est strictement nécessaire, notamment en termes de prévention du terrorisme. On voit bien que le dispositif législatif qui a été mis en place dans la perspective des Jeux Olympiques est quand même vraiment sur la ligne de crête par rapport à cette prohibition qui a été édictée par le Parlement européen. Et donc notre vigilance devra être en effet redoublée dans la mesure où la loi française prévoit que le traitement algorithmique des données récoltées pourra être confié à des organismes privés sans de fortes garanties de contrôle sur les potentiels biais et les méthodes d'apprentissage pratiquées par ces organismes. L'automatisation des traitements de données et le recours aux entités privées poseront indéniablement la question de potentielles violations des droits des citoyens, en particulier en termes de respect du droit à la vie privée et de non-discrimination. Par ailleurs, l'apparition récente en France d'applications de consultations juridiques à destination du grand public fondées sur l'intelligence artificielle générative et qui serait capable, selon leur concepteur, de répondre à n'importe quelle question juridique, expose l'ensemble du système judiciaire et en premier lieu les justiciables à de graves risques. Lorsque nous nous défendons contre ce type d'application, ce n'est pas pour
dans un réflexe corporatiste simplement pour protéger les intérêts des avocats. C'est parce que nous avons encore une fois ce rôle social de défense du citoyen et que nous devons protéger le citoyen et protéger notre périmètre, notre monopole de la consultation juridique, car à défaut, et si ces systèmes d'intelligence artificielle pouvaient fournir de la consultation juridique, ce serait nécessairement sur un mode dégradé par rapport à ce qu'offre la profession d'avocat en termes de garantie de déontologie et de compétences. Ces outils impliquent évidemment un risque et un contournement du recours à l'avocat et des fortes garanties déontologiques qui encadrent l'exercice de la profession, sans compter évidemment le risque de sécurité juridique. Et c'est pour répondre à ces nombreux défis et faire face à l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur la profession d'avocat que, au Conseil national des barreaux, nous avons mis en place au début de cette année un groupe de travail spécifique et transversal dédié à l'évaluation des conséquences de l'intelligence artificielle et surtout au fait de trouver concrètement des solutions et offrir des outils à nos confrères, parce que ce sujet de l'intelligence artificielle est extraordinairement transversal. Il concerne évidemment l'exercice quotidien de notre profession et, je le disais à l'instant, la question du périmètre de notre exercice, mais aussi bien sûr la question de la structure même de nos cabinets. Également, bien sûr, nous l'avons dit aussi beaucoup, la question des libertés et des droits fondamentaux. La formation, ça a été un thème également évoqué qui est tout à fait crucial, car c'est la profession de demain que nous sommes en train de préparer et l'enjeu pour nos jeunes confrères est tout à fait capital. Et c'est la structure même de notre profession et de son attractivité que met en jeu et que bouscule cette intelligence artificielle, même si nous sommes tous d'accord pour avoir un discours finalement optimiste et considérer que c'est avant tout de grandes opportunités. Mais c'est vrai qu'il y a un point clé au milieu de tout ça et qui nous rassemble, nous les juristes et nous les avocats en particulier, c'est la question de la déontologie qui est notre ADN commun, notre colonne vertébrale commune. Alors le CNB, le Conseil national des barreaux français, partagera bien sûr les travaux et les conclusions de son groupe de travail sur l'intelligence artificielle auprès de l'ensemble de ses partenaires, puisque bien sûr l'intelligence artificielle ne connaît pas de frontières et c'est un sujet commun sur lequel nous devons partager nos connaissances, nos idées, nos pistes de travail. Par ailleurs, enfin, la profession doit rester vigilante sur les inégalités et les divergences qui peuvent naître de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Et en tout état de cause, il convient de garder à l'esprit que malgré ces évolutions, ces changements provoqués par l'intelligence artificielle, l'avocat, en tant que praticien du droit, conservera sa valeur ajoutée en tant qu'humain, en tant que technicien du droit. On a aussi beaucoup parlé de l'oralité, c'est un thème auquel je suis très sensible, et donc la profession d'avocat doit agir fortement pour renforcer cette valeur ajoutée que nous représentons. Si l'intelligence artificielle générative représente, à n'en pas douter, un nouvel outil et de nouvelles opportunités dont les avocats doivent incontestablement se saisir et mettre au profit des justiciables, plus que jamais notre vigilance sur les conséquences de son utilisation sur la sauvegarde des droits fondamentaux et la fragilisation de l'état de droit est vraiment d'actualité et de mise. Et cela d'autant plus que, par bien d'autres biais, l'état de droit se trouve aujourd'hui attaqué vraiment de toutes parts. Alors, je suis assurée que nous partageons au sein de ce G7 la conviction et la détermination de la profession à faire face aux nouveaux défis posés par l'intelligence artificielle générative. Et la France salue bien sûr l'initiative du barreau italien de faire de la question de l'intelligence artificielle la priorité de sa présidence. Le barreau français s'engage fortement et encourage à tout point de vue ses partenaires à poursuivre la mobilisation pour la protection des droits fondamentaux des citoyens, tout en faisant de l'intelligence artificielle l'allié d'une meilleure qualité de la justice, source d'opportunités professionnelles. Je vous remercie pour votre attention. Grazie Presidente per l'interessante relazione sullo stato di avvio nella Francia dell'intelligenza artificiale. Francia e Italia siamo molto vicini anche sullo stato di attuazione, sui principi. A me a questo punto chiederei, dopo aver sentito i cugini francesi, chiederei nel Canada al presidente dell'avvocatura canadese, in questo stato che nell'immaginario
nostro italiano è uno Stato super efficiente, votato all'efficienza del sistema giudiziario. Insomma, vorrei comprendere lo stato della giustizia e come si pone il tema dell'intelligenza artificiale in un sistema diverso da quello italiano, anche un po' da quello francese che conosciamo, invece rispetto a quello francese, che, a quello canadese che conosciamo meno. Grazie a lei, signor Presidente. Mi scusi, non parlo italiano. I want to remind people first that we have two legal systems in Canada. So in Quebec, we have a civil law system very much the same as yours, based on the Napoleonic Code. And the two systems operate in parallel. So one of the safeguards in our Constitution is that three of our nine Supreme Court justices in Canada are from Quebec and would be trained under the civil law system. And some of our other Supreme Court justices have some civil law training as well. We have for the first time just recently now have a majority of women on our Supreme Court of Canada. And we have a very diverse group on our Supreme Court now, a majority of women. We have a Muslim justice for the first time. We have an Indigenous Supreme Court of Canada justice. So things have changed considerably since I started practicing law when dinosaurs walked the earth. The Canada's state of play in terms of the regulation of artificial intelligence, and I'm going to keep my remarks very informal, is still in progress. And Parliament introduced a bill called the Consumer Privacy Protection Act, the Personal Information and Data Protection Tribunal Act, and the Artificial Intelligence and Data Act, which is one bill split up into three parts. The first part is focused on consumer protection, and it amends the Personal Information and Protection of Electronics Documents Act. The second part is the Digital Charter Implementation Act and creates an administrative tribunal to hear appeals of orders issued by the Privacy Commissioner, which involve the protection of personal data and personal electronic information. And then lastly is the Digital Charter Implementation Act, which implements the Artificial Intelligence and Data Act, or a word that would be, a name that would be familiar to many Italians would be AIDA, is the abbreviation. That's where the framework is intended to be formed for the regulation of the development and use of artificial intelligence systems in Canada. The legislation is still under study, and the Canadian Bar Association and other organizations have issued commentary to the parliamentary committee that is responsible for this legislation. The difficulty we have, and I mentioned it briefly yesterday, difficulty and opportunity, is that while we want to lead on the issue by establishing legislation that would allow a regulatory framework, so the legislation really just forms the base for regulations to be developed and introduced in conjunction with the legislation. Following that model allows more flexibility in the way in which regulations can be passed and modified and changed without having to go through the full parliamentary process. Regulations can be made in Canada through the cabinet process without having to go to Parliament once the legislative framework is in place. So the legislation only establishes the framework. The real substantive portion of the law will be in the regulations. And historically, what occurs is that regulations are released at the same time legislation comes into force.
typically after allowing significant period of comment. Although the government is very much wants to be a leader in the field, much of the commentary that's coming in is along the lines of, well, it's great to be a leader, but we should also be a follower and have consistency with our international neighbors. Because of many of these rules will affect trade and commerce and commercial relationships, and for businesses will create issues of compliance. And to the extent possible, we're able to develop some uniformity in legislation so as not to create different regimes for organizations that operate in multiple jurisdictions. It'll make their lives easier and will not be seen as an economic or trade barrier for participating in the Canadian economy. That said, we can follow Europe's lead, which is proactive, or we can follow the American lead, which is laissez-faire. We have to balance what we're going to do, keeping in mind that the United States is by far our largest trading partner, and the American influence is significant. I mentioned this in my remarks yesterday. Our former Prime Minister Trudeau said when speaking in Washington once that having the America as a neighbor is like sleeping with an elephant. And so every toss or turn it creates a lot of concern, let alone having it roll over. And so we balance those interests. Now, in the legal profession, I was at a Federation of Canadian Law Societies meeting in the Yukon in November, the law societies, which are our regulator, the Bar Association that I represent is the Voluntary Association of Lawyers, representing 40,000 members out of a total population of about 140,000 lawyers in Canada. Law societies are just starting to come to grips on artificial intelligence and its regulation and use by the profession. And the codes of conduct of all our provincial and territorial law societies, which is where lawyers are regulated, not at the national level, because of our federation, our federal politics and the division of responsibilities, is that right now the only rule that we have governing AI is that there's a general duty to remain competent and to remain competent in terms of the use of technical tools. That's not a lot of guidance. But it comes to a point where lawyers who know more and who find that the competence, that these tools are out there, there will soon be a time where lawyers who do not use this technology or portions of this technology for the benefit of their clients and the delivery of services may be found not to be upholding the standard of competence in the profession. We're not there yet. We're quite a ways away from there yet. These tools are only coming into use in our offices. I know many of my partners are using pilot versions of Thomson Reuters products, but the costs are significant. So, and it's going to be a question of how these costs are going to be borne by the profession, especially among smaller firms and smaller organizations. And are there going to have to be tools that are offered by law societies as a whole to be leveraged by firms that cannot afford or practitioners that cannot afford these tools? I was at a managing partners conference 2 weeks ago, and the average cost of the software is $500,000 per year for a law firm. And that's the buy-in, that's table stakes. That's the ante to be able to play in that game. That's a significant cost. I mean, my firm is 110 lawyers, so it won't kill us. But
none of the firms have figured out how to pass that cost on to their clients yet. Or can they pass that cost on to their clients, or what their clients' expectations are going to be, especially many clients who still expect to be billed by the billable hour and not by alternative billing arrangements or by value for service. That's a significant challenge. I'm not going to rehash many of the things that have been said, but one thing that struck me coming out of today's discussions were really the implications of the use of artificial intelligence in the court system or by administrative tribunals, you know, those who have to decide legal issues. You know, fundamental to our system is that we have an adversarial system, by and large. We have some processes that are more inquisitorial, and I know that's much more common in civil law jurisdictions, where a process is inquisitorial as opposed to adversarial, that the tribunal has a role in seeking out facts and seeking out the truth. That's typically not the case in a common law system. The tribunal, except for some administrative bodies, the courts do not have a role in necessarily seeking out the truth of the matter. Their role is to decide based on the arguments that are presented. So when you have a tribunal or a court that begins to generate arguments through the use of artificial intelligence that have not been presented or argued before the court by counsel and tested by counsel. If you have a judge that is able to come up with other cases that were never mentioned or argued by counsel in the course of a hearing, what is the obligation then? How does the court deal with that? How does that court bring that to the attention of the parties so that they can respond? What is the proper stage of the proceeding to do that? Is that something that a court or the system of justice should even be touching with a 10-foot pole, going that by making those additional inquiries? Is even in the review of evidence, which could be voluminous evidence in significant matters, significant trials, what happens if the court comes up with documents or cases that, or documents or summaries of documents that have not been presented to the court by the advocates? And how is a judge to deal with that? Or is a court or a judge going to be confined to the presentations that are given to the court? You know, those are things that have to be worked out in terms of administration of justice. Those are tools that are available to the advocates and should certainly be incorporated by advocates in presenting their cases and doing so efficiently and with the greatest productivity. But I really am concerned about use by courts or tribunals of those same tools to perhaps second guess or go around the submissions that have been made by the advocates in an adversarial system. We'll wait and see what happens with that. Subject to questions, I think I've taken more than enough of my share of time here, but I very much appreciate this opportunity to be with you. I've certainly learned more than I ever thought I would learn. I very much appreciate the energy and the passion by some of our previous panelists, and it's made for a very interesting day. Grazie. Grazie. Grazie molto, John. Io chiederei a Richard Atkinson. La professione di avvocato sta cambiando, in tutto il mondo cambierà. In Inghilterra, come pensi che affronterà il tema l'avvocatura inglese? Vicepresidente della Law Society, parlaci appunto del tema che riguarda l'intelligenza artificiale per l'avvocatura inglese. Thank you for that challenge. I'll try and get my head around that and I'll come back to it. One of the things that I wanted to talk about and I mentioned earlier was the way in which AI is already being approached
in England and Wales. And I've talked previously about how large firms are looking to develop, very large firms, their own closed AI systems, which obviously involve protections that aren't open to those who haven't got the resources and are looking to perhaps use open AI systems and more accessible material that covers with it all of the threats and risks that we've talked about at length over the day, and I won't repeat those now. But not only are we seeing AI impact on firms, we're also seeing AI impact in other ways in relation to the legal process. So we are seeing an increase of non-lawyer legal service provision. Firms that are dealing in unregulated work and are therefore entitled to give legal advice, who are prepared to access free AI without the protections that we talk about, that aren't governed by legal professional privilege, by confidentiality, that aren't governed by professional rules, and are therefore able to give advice to clients on a relatively cheap basis for themselves, and so we'll be able to charge less. That's a real challenge to us as lawyers, because we have to find a way of meeting that, and that may well come through a wider regulatory framework as we talk about the regulation of AI, not just in relation to lawyers, but across society. But we have to be mindful of lawyers of that challenge, rather than exclusively focusing on the use and development of AI for lawyers to assist them in the production of advice to clients. So we have to keep that wide context, because that should impact on the actions that we take as societies. And I will come on to some of the things that the Law Society is doing. And the fourth category, having split large firms from real lawyers, sorry, large firms from smaller firms, are what I would call self-help. Those who are, we would describe as litigants in person, people who take their own cases, their own legal problems, and seek to resolve them without going to see a lawyer. Perhaps because they can't afford to go and see a lawyer, they perhaps feel that they have the ability to deal with it themselves, they're aware of some of the offers of technology that are about, and therefore they are able to access information that is cheaper, that is quicker, and let's face it, it's going to give me the solution because the computer says yes. Well, where does that leave people? Well, we know of a case, and I think I mentioned this before, in December last year, where an individual did exactly that. They looked at a penalty that had been imposed on them by the Inland Revenue. They went to ChatGPT and were delighted to find that the Inland Revenue had acted wrongly. And not only were they delighted with the advice they were given, if one can call it advice, but they were provided with the case law that was going to secure their win at the tribunal. So they challenged their penalty. They went to the tribunal. No doubt to their shock and dismay, they found they lost. How could they have lost? The computer said yes. The computer not only said yes, the computer gave them the case law. If only the cases had existed that it had given them, that might have helped them win the case, but it didn't, and they lost. And they lost and had to pay the costs. But you can imagine the impact of false information when people go to lawyers for matters that really impact on their lives. They will go, and there will unquestionably, I'm sure they exist, but I haven't found them, there will be AI packages that will draft you your will. What happens when that's gone wrong? Horribly wrong, and horrible problems for everyone. So there are a group of people that we have to consider as lawyers
when we start to talk about how we want to influence AI and its future development. And I think it needs to be wider than just looking at how it impacts on the way that we do business and the way that we work. So as a Law Society of England and Wales, we've asked ourselves the question as a starting point, what value can we add specifically that others better equipped to provide some support to practitioners and others are able to do? Where can we focus our endeavours as lawyers? And one of the things that we have discounted is that the development of technology is not something for us. We know it's hugely expensive. We know it's an ongoing issue. And we know that the market out there is working very hard internationally to provide these solutions. And the idea that we could, in some way, to produce some competitive package is not really where we think we either have the resources or the skills. So we're not going to start looking to do that. But what we can do is that we can help our members with information. And we've talked, and it's been a fantastic conference, and thank you so much. I've learned so much. And so I'm going to stop practicing law because it's just too scary. Seriously, you know, there are lots of threats out there that our colleagues need to be aware of. And so we have published something called Generative AI, The Essentials Guide. It's a first volume, as it were, a first edition for practitioners to give them essential advice on information around generative AI, alongside advice on the use, procurement, and adoption of AI tools in legal practice, particularly with a view to supporting small and medium-sized firms who don't have the resources to look at this in the detail that others more resourced are able to. Also, in order to be able to influence the development and to maintain our ability to provide information to practitioners, we're ensuring that we're at the forefront of the debate in England and Wales around the emerging technology. It's really important to make sure that you are at that table so that you can make your points to government when they are looking to develop regulation and legislation. Lawyers are very good at criticising and analysing acts of Parliament and regulations. It's too late by then. We should be at the table influencing it. And so we've been working with our Department of Science, Innovation and Technology to promote its flexible AI pilot program for legal small and medium-sized enterprises to upskill and improve their knowledge around AI. We've also held a round table with Sir Robert Buckland, a former Justice Secretary, in his work on judges, judgments and justice and data. And have supported his leading work in this space. Our Chief Executive, Ian Jeffrey, has been invited to speak at all-party parliamentary group panel on AI in the professional services and to highlight the innovation and developments around law tech and the legal profession. So we're very much positioning ourselves as being an organisation that people will go to for opinions on this so that we can hope to shape the development of the future of regulation and legislation. We've positioned ourselves to ensure that we're involved in the debates around regulation, and in this regard, we've responded to our government's white paper on the pro-innovation approach to AI regulation, where we've expressed support for a pragmatic nature, calling for each regulator to adopt a suitable regulation to their own expertise and situations rather than to have a one-size-fits-all regulatory framework which could risk not meeting the specific concerns of the legal profession, which we've again identified during the day. And we're also looking at the potential for AI to increase access to justice. Part of our program called 21st Century Justice is a paper we're publishing later this month, for those that might be interested. Although it's a nascent area, it's important to recognise and act on the potential harm to consumers, and we talked about that case with HMRC, and the need to protect consumers in the development. It's also really important to recognise the benefits
that it really can increase access to justice. We need not to be standing there like King Canute trying to hold back the tide, but actually embrace the development and lead in the response to that development to ensure protections are included in regulation and in legislation. And so that's where we as a law society are. We're at an early stage. We haven't got formal regulation in place yet. We haven't got formal legislation, but the government's looking at it, and we are positioning ourselves to make sure that we have a voice that ensures that the protections for legal services and lawyers are included in what is going to be effectively quite generic legislation around the provision of AI, not just for legal services, but across the economy. And so it's really important that we are involved in that, and I believe that at the moment we are, and we intend to stay there. So if that helps. Grazie Richard. Pierre Dominique Schupp, presidente del CSB, del Consiglio degli Ordini degli Avvocati d'Europa, che è sede a Bruxelles, al quale che rappresenta tutti gli ordini forensi dell'Unione Europea. Quindi a te, Dominique, la domanda più difficile, ovviamente. Abbiamo parlato dei problemi che l'intelligenza artificiale in questo momento pone per i possibili errori, per i possibili abusi. Probabilmente fra pochi anni questi problemi saranno superati e dovremo confrontarci con altre questioni. Ma io vorrei sapere, il CCBE è a Bruxelles, che ha già pubblicato un primo testo. Come sta affrontando il problema per tutelare le posizioni degli avvocati europei? Prima cosa. Seconda domanda. È possibile arrivare a dei principi deontologici comuni che vengano poi recepiti dai tutti gli ordini forensi che fanno parte dell'Unione Europea, quindi rappresentati dal CCBE? In Italia, al Consiglio Nazionale Forense, la legge riconosce la potestà normativa in tema di codice deontologico. La legge prevede che sia il Consiglio Nazionale Forense a scrivere il codice deontologico degli avvocati e ad aggiornarlo costantemente. Lo stesso non è, l'abbiamo appreso ieri, lo stesso non accade negli altri paesi. Potrebbe essere il CSB a dare un'indicazione, a far recepire poi a tutte le avvocature, in modo da arrivare ad avere un codice deontologico comune, perché l'intelligenza artificiale supera i confini e quindi riguarda tutti noi. Forse un codice deontologico comune potrebbe essere qualcosa di utile. Grazie. Grazie Presidente. Avrei voluto parlare in italiano, ma purtroppo le mie competenze in questa bellissima lingua non sono sufficienti. La prova? Ho dovuto usare l'intelligenza artificiale per preparare questa piccola introduzione. E quindi l'essere umano che continuerà in francese. Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, j'ai préparé un certain nombre de choses. Vous m'avez posé trois questions. Alors, je ne sais pas si je dois dire ce que j'ai dit préparer là ou si je dois répondre à vos questions. Je vais essayer de faire un peu les deux. Mais pour répondre tout de suite à la toute première question, c'était la dernière de vos questions, la question d'un code de déontologie européen. Ça doit faire bientôt 30 ans ou 40 ans que le CCBE essaye de créer un code de déontologie européen, un vrai code de déontologie européen qui s'appliquerait à tout le monde. Alors on a pu faire beaucoup de choses, on a pu mettre en place beaucoup de règles, mais un vrai code comme ça, c'est très très compliqué parce que chaque fois que... Parce qu'il faut bien comprendre une chose, enfin, je viens de Suisse. La Suisse, c'est 26 cantons, je croyais que la Suisse était un pays très compliqué. Mais j'ai réalisé que l'Europe, c'est encore 1000 fois plus compliqué que la Suisse, parce que c'est plus que 26 cantons, c'est 27 pays, et puis avec des cultures quand même très, très différentes. Donc il y a des idées, il y a des principes, il y a des,
les choses qui sont au fond des tripes des avocats, qui ne sont pas les mêmes que vous soyez à Lisbonne ou que vous soyez à Athènes ou que vous soyez à Helsinki. Et ce n'est effectivement pas facile. Mais par le travail que nous faisons, je crois que nous arrivons au fur et à mesure, lentement, à créer un certain nombre de choses. Et je terminerai mon intervention ici en parlant peut-être de quelque chose qui pourra vous intéresser. Mais laissez-moi arriver à la fin d'abord. J'aimerais d'abord, vous avez parlé du CCBE, juste rappeler en deux mots ce qu'est le CCBE. Vous avez effectivement et très correctement précisé que c'était l'organisation des Consiglio Forense Nazionale, donc des organisations nationales d'avocats en Europe. Il y a 46 membres au CCBE, alors pourquoi 46? Il y a 27 membres pleins, dont la Suisse. 27 membres pleins, pardon, 3 membres de l'espace économique européen et la Suisse, plus des membres observateurs. Ce qu'il faut savoir, parce que je reviens un peu sur ce que Richards disait il y a un moment, nous représentons, ce faisant, plus d'un million d'avocats. Certains aiment bien les chiffres, moi un peu moins, mais enfin, parce que ça change tous les jours. Mais surtout, parce que c'est ça l'élément fondamental, essentiel, nous sommes véritablement les interlocuteurs pour tout ce qui touche à la profession d'avocat des institutions européennes. Et quand je dis institutions européennes, je dis l'Union, je dis la Commission. Puis la Commission, je peux vous dire, Simone est notre secrétaire général, il est tous les jours en contact avec des gens de la Commission, la Commission européenne, la Cour de justice. Mais quand on dit, une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas que ça, il y a encore le Conseil de l'Europe à Strasbourg et il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que nous avons des groupes de travail, celui notamment Pidilux qui s'occupe de la Cour de justice, qui sont en contact permanent avec ces organismes, qui travaillent avec eux, qui ont des contacts réguliers avec ces tribunaux lorsqu'il s'agit de discuter de questions d'organisation de procédures, pas d'affaires évidemment, et bien ces gens sont là à discuter, à mettre en place et nous avons pu obtenir au fur et à mesure du temps des choses qui évoluent. C'était ceci pour parler, je dirais, simplement du CCBE, une brève introduction. Puis j'aimerais revenir sur une remarque que vous avez faite, Président, ce matin, sur la nécessité d'avoir dans des textes constitutionnels le rôle de l'avocat qui soit reconnu. C'est vrai que ça n'existe pratiquement nulle part. Je crois qu'il y a un pays, j'avais fait une recherche, mais ça n'existe pratiquement pas. Mais, j'aimerais attirer votre attention à tous sur les travaux auxquels l'Italie participe évidemment aussi, du Conseil de l'Europe, puisque est actuellement en cours d'élaboration, et je dirais même que c'est pratiquement terminé, une convention européenne sur la protection de la profession d'avocat. Cette convention devrait être terminée dans le courant de cette année. Elle sera signée, d'après ce qu'on nous dit, à l'automne et pourra être ratifiée dès l'année prochaine. Et à partir du moment où 10 pays l'auront ratifiée, eh bien, elle deviendra obligatoire. Et l'idée de cette convention, c'est qu'elle soit ouverte pas uniquement aux membres du Conseil de l'Europe, mais à tous les États qui souhaitent y participer, ce qui permettrait d'étendre, même au-delà de l'Europe, la protection de l'avocat. Et quand on dit protection de l'avocat, comme le disait Maître Couturier, l'avocat, c'est la sentinelle de l'état de droit. Et bien, si nous avons des avocats qui sont protégés partout, même au-delà de l'Europe, nous serons encore plus forts pour nous battre et pour protéger l'état de droit. Alors, le sujet, ce n'était pas un grand discours un peu philosophique sur plein de choses, c'était plutôt de parler de l'intelligence artificielle. Je vais y revenir, surtout que le président m'a fixé un ou deux challenges. Alors évidemment, l'intelligence artificielle, le CCBE, ça fait longtemps qu'il y travaille, parce que ça fait longtemps que ça arrive, et il faut aussi dire les choses, ça vient de plus en plus vite, c'est un véritable tsunami qui est en train de nous arriver dessus, j'y reviendrai dans un instant. Nous y travaillons déjà depuis plusieurs années, nous avons publié passablement de prise de position, dans le cadre d'interventions venant notamment de la Commission européenne. Nous avons publié encore l'année dernière un guide sur l'intelligence artificielle, sur tout comment elle est organisée. Ce n'était pas tellement un guide sur que faut-il faire, mais comment ça fonctionne, quelles sont les problématiques que ça pose, quels sont les risques.
On a évidemment aujourd'hui beaucoup parlé, surtout ce matin, des problèmes et des risques que l'intelligence artificielle représente pour la justice. Nous sommes évidemment intervenus depuis longtemps sur ce point. Nous avons fait valoir des positions qui sont, je crois, unanimement reconnues. Les parties doivent savoir et identifier si l'intelligence artificielle est utilisée. Le juge ne doit pas pouvoir déléguer ses pouvoirs à la machine. Les parties doivent pouvoir vérifier les raisonnements et la motivation du juge, surtout s'il utilise ce qu'il ne devrait pas faire, l'intelligence. On a le droit de contester, on a le droit de contester des décisions qui pourraient éventuellement, malheureusement, être fondées sur l'intelligence artificielle, etc. Nous avons aussi mis en exergue les risques de l'intelligence artificielle. On a parlé de la justice prédictive. Ça m'amuse toujours lorsqu'on parle de justice prédictive, parce qu'il y a 3 ans, au chalet, c'était entre Noël et Nouvel An, il y avait un jeune geek qui était le petit copain de ma belle-fille et un copain qui était un juge qui vient de prendre sa retraite. Et le jeune geek expliquait, moi, tu sais, c'est génial, je connais une application qui permet de savoir si quelqu'un va récidiver. Alors le vieux juge, il éclate de rire, il dit, tu sais, tu mets le type 3 minutes en face de moi, je te dirai s'il va récidiver ou pas. Donc c'est vrai que forcément les ordinateurs ne sont pas toujours forcément la meilleure des choses. Enfin voilà, mais ça montre quand même qu'on a aussi une approche très différente. Les jeunes voient les choses que via la machine et nous les voyons évidemment d'une autre façon. Nous avons aussi mis en exergue l'impact de l'intelligence artificielle, notamment sur l'égalité des armes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'État a des moyens, notamment les moyens d'investigation. Aujourd'hui, les moyens d'investigation dans la criminalité économique, notamment, c'est juste affolant ce que les moyens que les procureurs et juges d'instruction peuvent avoir. Le petit avocat ne les a pas forcément. Il y a forcément des questions, un problème d'égalité des armes qui se pose de plus en plus. Alors tout ça, parce que ce matin, on a beaucoup dit, et c'est une remarque qui m'a un peu frappé ce matin, tout le monde a dit, mon Dieu, on ne veut pas de machine qui va rendre des décisions. Je suis d'accord. Hein. Mais je me pose quand même la question, est-ce que vous, quand vous êtes en face de votre client, qui vient vous voir, qui a un problème urgent, vous dites, oui, on va faire une demande au tribunal, et puis, ah, très bien, puis, ben, voilà, tu auras une décision dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans, peut-être. Comment est-ce que vous expliquez ça à votre client, quand il sait qu'il suffit d'aller pianoter un petit peu, et puis qu'on peut demander une machine, puis qu'en 30 secondes, vous avez une solution? C'est très compliqué pour nous. Et on doit forcément se réinventer et réfléchir à ce qu'on fait, parce que, si on n'approche pas ça, ce problème, donc, il y a peut-être un équilibre à trouver à quelque part. Ben, je ne sais pas trop, on en parlait hier. Je me dis parfois que lorsqu'on parle de contentieux de masse, ce que j'appelle le contentieux de masse, c'est toutes les amendes pour excès de vitesse. Est-ce qu'il faut chaque fois un juge pour rendre une décision qui rédige une décision? Je ne sais pas, je pose la question. Ce sont des choses qui doivent forcément aller vite. Ce contentieux de masse. Je crois qu'il y a certains points sur lesquels on doit, je crois, être prêt à faire quelques concessions, me semble-t-il du moins. Ça m'amène à vouloir aborder ce dont je voulais surtout parler, c'est plutôt les conséquences pour la profession, pas tellement pour la justice. Alors, évidemment, on sait que le recours à l'intelligence artificielle implique forcément des conséquences sur la déontologie, on l'a vu. Mais quand on dit déontologie, ça commence par ce que j'appelle, moi, l'obligation de compétence. La formation des avocats, formation de manière générale, mais aussi sur ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle évolue tous les jours. L'application A, dans 6 mois, elle est complètement obsolète. Donc, il faut être prêt à évoluer. C'est un travail énorme. Et puis, il faut aussi, c'est le risque de ce qu'on appelle l'illusion de la compétence. C'est ceux qui croient, moi, si je me mettais à faire du droit fiscal, j'ai déjà assez de peine avec ma propre déclaration d'impôt, vous imaginez. Mais je pourrais commencer à faire du droit fiscal parce que je vais demander à ChatGPT. Surtout pas. Ça, c'est un immense danger. C'est un immense danger qui nous guette aussi. Alors évidemment, le CCBE dit beaucoup de choses, les plaide toujours et encore.
Notamment, et c'est un espèce de concept que nous avons, enfin je ne sais pas si ce n'est pas nous qui l'avons développé, mais qui me choque chaque fois qu'on l'utilise, c'est le droit à un juge humain. Est-ce que c'est un droit à avoir un juge humain ? Pire, c'est qu'on est en train de se poser cette question, hein. Mais je crois qu'on doit affronter cela comme ça. On doit évidemment toujours se battre s'agissant des droits fondamentaux qui doivent être respectés toujours et partout. Et si je vous dis tout cela, c'est que le dernier projet sur lequel le CCBE va devoir, enfin ça c'est mon opinion, je ne suis pas tout seul à décider, va devoir prendre position, c'est le projet e-justice 24-28 de la Commission européenne. Grand point d'interrogation, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? La Commission européenne est en train de lancer un projet de digitalisation de la justice, évidemment transnationale, énorme, énorme, qui doit être implémenté dans les 4 ou 5 prochaines années. L'Union européenne nous dit, alors est-ce qu'ils les ont vraiment, c'est une autre question, qu'ils vont investir des moyens importants là-dessus. Mais ça touche 24 domaines différents du droit. Alors ça va du mandat d'arrêt au commandement de payer à l'aide juridictionnelle d'un pays à l'autre. Alors, ça touche plein de domaines. Et la Commission européenne interpelle aujourd'hui le conseiller des barreaux européens pour que nous, c'est-à-dire les avocats, demandions à la Commission européenne quels sont nos besoins. Et si nous ne le faisons pas, il n'y aura rien pour nous. Donc nous devons travailler beaucoup dans ce domaine-là. Et évidemment, nous sommes la voix, nous sommes votre voix en réalité. Nous sommes votre voix auprès des institutions européennes. Et dans ce sens-là, je sais que c'est déjà le cas, nous travaillons beaucoup avec le Conseil national des barreaux, avec la Law Society. Nous travaillons aussi avec le Conseil national des forenses. Si nous pouvons travailler encore davantage sur ces sujets avec vous, Monsieur le Président, nous en serions ravis. Et quand je vois l'apanage de personnes qui se sont exprimées aujourd'hui, je dois dire que vous disposez en Italie d'une base d'experts absolument fantastique. Vous avez vraiment ce qu'il faut pour venir nous aider. Et quand je dis nous aider, ce n'est pas nous par plaisir personnel, c'est aider l'avocature au sens large du terme et l'avocature espagnole, parce que vous avez des compétences en Italie, comme il y en a en France, comme il y en a ailleurs, et ce sont ces compétences qui font la force du Conseil des barreaux européens, qui permet ensuite de faire avancer les choses sur ce plan. Alors avant de terminer, juste une petite remarque que je voulais encore faire, s'agissant des risques, c'est cette problématique qui était vaguement évoquée, c'était celle de la fracture numérique. C'est quoi la fracture numérique ? C'est évidemment, quelqu'un en a parlé, des petites études versus des grandes études qui ont peut-être davantage de moyens à développer. Mais quand vous discutez avec ceux qui créent des logiciels, des gros logiciels, eux vous disent, ces gros cabinets qui investissent des centaines de milliers de francs, vous parliez d'un demi-million récemment, c'est ridicule par rapport au véritable investissement qu'il faut faire. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc, est-ce que fabriquer son propre logiciel, est-ce vraiment quelque chose d'utile ? On peut en douter. Puis le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez ce matin, c'était l'idée consistant à ce que les barreaux s'impliquent dans le monitoring, voire la certification. Voilà, c'était le mot. Merci Julie. La certification d'application. J'avoue que sur ce point, alors je comprends bien la démarche, j'y avais pensé. Et en fait, quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est un domaine extrêmement risqué pour deux raisons. Le premier, je peux vous assurer que la cotisation que vous payez au CNF, elle augmentera de plus de 4,5% l'année prochaine si vous voulez aller dans ce domaine-là. Ça sera 10, voire 20 fois plus. Parce que ça coûte très, très, très cher. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, beaucoup plus importante encore, parce que l'argent, à la rigueur, ça se trouve, c'est la question de la responsabilité. Est-ce que les barreaux, est-ce que le CNF, est-ce que le CCBE peut devenir un acteur, un IT provider, comme certains nous ont accusés de vouloir le faire dans ce domaine-là ? J'avoue que j'ai des doutes. Alors, pour terminer, et là, je rejoindrai ce que disait le président
Greco. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Nous, au sein du CCB, nous avons besoin de vos ressources, nous avons besoin de vos compétences, mais pas seulement des vôtres, nous avons besoin de celles des Espagnols, des Tchèques, des Finlandais et de celles des Italiens, parce que c'est comme ça que nous arriverons à créer quelque chose ensemble. Et quand vous parlez d'une règle de déontologie commune, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et pour que nous y arrivions, il faut effectivement que l'information remonte chez nous. Nous devons aussi, c'est un effort que nous devons faire redescendre aussi l'information. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose. C'est un très gros travail qui nous attend. Je peux vous assurer que du côté du CCBE, on est prêt à faire ce travail. Nous espérons, mais nous savons que vous êtes également prêt à le faire. Donc, merci, Monsieur le Président. Grazie per questo interessantissimo confronto che ci illustra ancora di più quelle che sono, diciamo, lo stato di avvio in tutti i paesi del mondo della intelligenza artificiale. Io vorrei pregare il professore Alpa, già presidente del Consiglio Nazionale Forense, grandissimo giurista, autore di una quantità infinita di pubblicazioni giuridiche, di darci il suo parere su tutto ciò di cui abbiamo discusso. Parli da là, Presidente. Grazie molto innanzitutto al Presidente Francesco Greco, caro amico, e al Consiglio Nazionale Forense che mi hanno coinvolto in questo splendido seminario che mi ha molto gratificato, al punto che, se mi consentite, vorrei fare anche qualche considerazione sulla inaugurazione dell'anno giudiziario di ieri, perché gli argomenti sono strettamente collegati. E nel complementarmi per l'organizzazione e per la scelta del tema e il modo nel quale è stato organizzato il dibattito, volevo, ecco, mettere in evidenza alcuni punti. Mi scuso con i traduttori perché avevo dato un testo che invece riassumerò e poi lascerò poi qui al Consiglio nel caso volesse pubblicarlo. Un primo punto è un punto elementare, e cioè tutte le volte in cui noi pensiamo all'intelligenza artificiale necessariamente colleghiamo queste tecniche con con l'informatica. E allora molte delle tecniche dell'intelligenza artificiale sono assunte dall'informatica proprio perché l'informatica è una delle scienze a cui la costruzione di questa nuova scienza si ha fatto riferimento. Ora sappiamo che l'informatica procede con delle logiche particolari, innanzitutto con la logica dell'associazione, nel senso che quando facciamo le ricerche in internet noi troviamo ciò che cerchiamo attraverso l'accostamento delle parole. Evidentemente, per poter individuare le parole dobbiamo conoscere almeno in parte la materia. Quindi questo significa che l'intelligenza artificiale non può prescindere dall'intelligenza umana. È già un primo punto a nostro favore, e in particolare per gli avvocati, perché il linguaggio giuridico non è un linguaggio comune. Secondo, proprio attraverso l'informatica e quindi l'intelligenza artificiale noi abbiamo a disposizione, questo è un fatto ovviamente molto positivo, migliaia e migliaia di documenti in tempo reale che ci risparmiano molto lavoro, ma ci impegnano di più, perché dovendo essere versati nella materia che stiamo studiando o sulla quale stiamo facendo le ricerche, dobbiamo fare una selezione dei documenti,
perché i documenti che riceviamo sono documenti affastellati e quindi proprio per questa ragione l'intelligenza umana necessariamente prevale su quella artificiale. Terzo punto, è un punto che è stato sottolineato particolarmente con grande eleganza e nello stesso tempo fermezza dal nostro Presidente, e cioè che dobbiamo osservare nell'esercizio della professione e quindi nell'uso dell'intelligenza artificiale le norme costituzionali. Il giudice può essere soggetto solo alla legge e non ad una macchina. Il cittadino ha diritto di accesso alla giustizia e non accesso alla macchina. E soprattutto la motivazione della sentenza deve essere una motivazione ragionata, non necessariamente riflessiva di quello che la macchina dice. Perché dico questo? Perché se voi fate riferimento all'uso di ChatGPT, se voi inserite alcune parole e viene, oppure alcuni fatti, e chiedete a ChatGPT di darvi la risposta, vi dà una prima risposta. Se lo fate dopo qualche minuto, vi dà una seconda risposta, e così via. In altri termini, ciò che il ChatGPT ci può dire non è necessariamente ciò che è la verità, e quindi è necessario controllare i contenuti di ChatGPT per poter effettuare una corretta valutazione del caso. Altra ragione per cui l'intelligenza naturale supera l'intelligenza artificiale. C'è un punto molto interessante che ha sottolineato il Presidente nella introduzione di ieri, e cioè come si stia trasformando il nostro processo e quindi il nostro sistema, che si sta avvicinando a quello del precedente, pur essendo radicato in un sistema completamente diverso. Questo è un aspetto che, lo dico con orgoglio, il Consiglio Nazionale Forense aveva segnalato in uno dei congressi di aggiornamento nel 2014, studiando la nomofilachia, perché da quell'anno a poco gli interventi normativi che hanno modificato il processo hanno ampliato i poteri nomofilattici della Cassazione, sicché noi ci troviamo in una situazione molto curiosa. Stiamo galleggiando su un mare di regole giurisprudenziali che non conosciamo perché provengono dalle corti di merito, e per il momento l'accesso alla giurisprudenza delle corti di merito è limitatissimo, non sia per ragioni probabilmente politiche, ma anche per ragioni di carattere tecnico. Non si è riusciti ancora ad organizzare la banca dati delle corti di merito. È chiaro che allora, se interroghiamo attraverso i sistemi di intelligenza artificiale la macchina per farci spiegare come si deve risolvere un caso, la macchina che cosa farà? Farà come si fa con le ricerche in internet o altro, dirà ciò che è successo nel passato, e ciò che è successo nel passato soltanto in Cassazione, perché ha a disposizione le sentenze di Cassazione. Ma la gran parte delle questioni di merito non arrivano in Cassazione. Secondo le statistiche, soltanto il 15% delle sentenze in primo grado vengono appellate, e soltanto il 10% delle sentenze d'appello arrivano in Cassazione. E questo significa che noi ci muoviamo in un sistema giuridico che è governato dalla Cassazione, ma non risponde realmente alle regole giuridiche che sono applicate nel nostro Paese. Questo è un fatto estremamente importante che, se noi verifichiamo attraverso l'uso delle macchine intelligenti e quindi
dell'intelligenza artificiale, vediamo che verrebbe enfatizzato con la conseguenza che Francesco aveva sottolineato, e cioè che ci troveremmo di fronte ad un sistema che finisce per essere pietrificato, perché impedirebbe l'uso del diritto vivente, l'uso delle sentenze di merito che danno delle soluzioni che non arrivano in Cassazione e quindi vengono ignorate, e la possibilità di adattare a nuove regole fatti nuovi che in Cassazione non sono ancora stati esaminati. Aggiungo ancora una considerazione prima di riassumere quanto volevo sottoporvi, e cioè l'uso di ChatGPT è molto pericoloso e quindi deve essere fatto con molta attenzione. Perché? Perché ChatGPT viene utilizzata soprattutto nei paesi di lingua inglese e nei paesi nei quali si ordinano e quindi si disciplinano i fatti con regole diverse rispetto, spesso molto diverse rispetto alle nostre. Vi faccio il caso più semplice dei contratti. Molte volte si ha la tentazione di utilizzare i cosiddetti templates, cioè i contratti americani che vengono pubblicati in internet. Ebbene, Giorgio De Nova ha scritto come i contratti costruiti su quei modelli sono contratti, diciamo così, curiosi. Perché? Perché sono contratti che vengono tradotti in lingua italiana con dei termini che sono tecnicamente propri del common law inglese, soprattutto americano, e difficilmente governabili attraverso le regole interne. Vi faccio due esempi. Questi contratti normalmente contengono clausole, merger clause e la one remedy clause. La merger clause stabilisce che il contratto è disciplinato esclusivamente da ciò che le parti hanno convenuto e non si possono far entrare nella disciplina del contratto, che noi invece siamo abituati a chiamare regolamento, perché il contratto non consiste soltanto nella, tra virgolette, volontà delle parti, ma anche di tutto ciò che il regolamento prevede con le clausole sostitutive e con la interpretazione e soprattutto con l'integrazione. Ebbene, merger clause nel diritto italiano è considerata non valida o comunque pone molti problemi di interpretazione. L'altra è la clausola one remedy, e cioè che di fronte all'inadempimento del contratto soltanto un rimedio può essere applicato e non altri. Quindi non si può applicare il rimedio della nullità, dell'annullamento e così via, della rescissione e così via. Ecco. Ebbene, se si continuasse a utilizzare ChatGPT oppure attraverso l'intelligenza artificiale questi templates, ebbene, ci troveremo di fronte ad un diritto che non è diritto italiano, e che addirittura è contrario al diritto italiano. Di qui, altro esempio, l'intelligenza naturale dell'avvocato non può essere sostituita dall'intelligenza artificiale. Ci potranno essere modalità di utilizzazione, eventualmente per le cause seriali e per il recupero di crediti, qualche volta anche nella mediazione online si fa riferimento a degli schemi, però sono casi molto marginali. Veniamo allora, riassumo quello che vi volevo dire. Essendo giuristi, noi dobbiamo innanzitutto preoccuparci di conoscere le regole. Abbiamo sentito dai colleghi stranieri che hanno riferito di quanto avviene nei loro paesi a proposito della disciplina dell'intelligenza artificiale, come divergono i modelli da quello più semplice della elaborazione di semplici principi, e quindi
il più liberale, ma nello stesso tempo anche il meno garantista, a quelli invece più complessi, come quelli che sono propri dell'Unione Europea e degli Stati che aderiscono all'Unione. Che cosa è accaduto dal G7 scorso, che si è celebrato ad Hiroshima dal 19 al 21 di maggio dell'anno scorso, ad oggi? Sono stati adottati alcuni principi in materia di intelligenza artificiale. Rimento soltanto per vedere se in qualche modo corrispondono a quelli che noi in questi due giorni abbiamo discusso, oppure se divergono. Adottare misure appropriate durante tutto lo sviluppo dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale, anche prima e durante la loro distribuzione in missione sul mercato, per identificare, valutare e mitigare i rischi lungo tutto il ciclo di vita dell'intelligenza artificiale. E questo può essere comprensibile. Modelli di uso improprio, ne abbiamo discusso. Riferire pubblicamente le capacità, i limiti e gli ambiti di utilizzo appropriato e inappropriato dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale per garantire una sufficiente trasparenza, contribuendo così ad aumentare la responsabilità. Questi sono due punti molto importanti. La trasparenza per capire come nasce l'algoritmo, cioè quali sono le finalità con cui chi ha elaborato il programma di intelligenza artificiale voleva raggiungere e se queste finalità sono compatibili con i valori e i principi del nostro ordinamento. Trasparenza e responsabilità. Lavorare per una condivisione responsabile delle informazioni, e questi mi sembra molto utile perché la cooperazione internazionale dovrebbe proprio produrre questi effetti. Sviluppare, implementare e divulgare politiche di governance, investire e implementare solidi controlli di sicurezza, e quindi cyber sicurezza oggi è all'ordine del giorno, sviluppare ed eseguire meccanismi affidabili di autenticazione e provenienza dei contenuti, se ne è parlato a lungo oggi e questo è molto importante, anche se parlando con Lucilla Gatt, che ha fatto questa bellissima relazione, ci siamo chiesti come facciamo noi a distinguere un testo che proviene dal ChatGPT da un testo che invece è originariamente scritto dal suo autore. Non c'è la possibilità di identificare quel testo perché, come vi dicevo, ChatGPT cambia il testo a seconda delle parole che si mettono di momento in momento e non reca la firma il testo prodotto. Dare priorità alla ricerca per mitigare i rischi per la società, la sicurezza e la protezione. Dare priorità allo sviluppo dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale per affrontare le maggiori sfide del mondo. Promuovere lo sviluppo e l'adozione di standard tecnici internazionali. E qui sarà molto complicato, è quasi impossibile, perché dei 7 paesi che partecipano al G7, come abbiamo sentito, ci sono molte convergenze, qualche differenza, per esempio tra noi e la Francia c'è una grande differenza considerando il diritto civile con riguardo all'applicazione dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali ai rapporti fra privati. Canada, questa proposta di legge AIDA è in corso di elaborazione e sembra molto vicino ai principi nostri. Ho cercato di assumere informazioni sulla disciplina giapponese, ma come potete capire, anche utilizzando l'intelligenza artificiale non si può interpretare esattamente una lingua che è formulata attraverso diverse tecniche scrittorie. Implementare misure appropriate per l'inserimento dei dati e la protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale. Questi sono aspetti molto importanti
e che sono emersi proprio nel corso della discussione negli ultimi tempi, il diritto d'autore è uno dei diritti che attualmente è più in evidenza, più è maggiore rischio, e come sapete il New York Times ha promosso un'azione nei confronti di ChatGPT proprio perché hanno scoperto che la maggior parte dei testi che venivano elaborati da ChatGPT erano assunti dai documenti dall'archivio del New York Times. Protezione dei dati personali, non ne parlo perché da noi il tema è strettamente collegato con l'intelligenza artificiale, ma è ben disciplinato dal General Data Act, Protection Act. Vi volevo segnalare, perché in questi giorni non se ne è parlato, che il 30 ottobre del 2023 è stato pubblicato un executive order da parte del presidente Joe Biden. Questo è molto importante perché è un testo di più di 100 pagine, è un testo che ha carattere normativo, che Biden ha potuto approvare in forza dei poteri consegnati dalla Costituzione e che non passerà dal Congresso. Il Congresso potrebbe boicottarlo se si tratta di finanziarlo, ma i principi contenuti in questo executive order sono particolarmente interessanti perché tiene in considerazione ovviamente conto delle imprese americane che sono leading in materia di intelligenza artificiale, però non è un order che è fondato esclusivamente sulla tutela e sulla libertà di mercato, perché pone anche dei limiti. Pone dei limiti che però non sono espressi in enunciati normativi come quelli che noi abbiamo nel regolamento e nelle altre discipline che via via ha preparato, a cominciare dal 2010, l'Unione Europea, però contiene degli, diciamo così, atti ottativi e degli impegni che l'amministrazione degli Stati Uniti vuole assumersi per poter limitare i rischi dell'intelligenza artificiale. Il regolamento ha parlato molto bene Filippo Donati, e non insisto su questo. Ho letto con molta attenzione anche i documenti che il CCBE ha elaborato a cominciare dal 2019 sulle regole possibili con cui affrontare il problema dell'intelligenza artificiale. Mi è parso, per la verità, presentare luci e ombre. Certamente come modello, come giuristi, quindi noi dobbiamo considerare il modello, è quello che per noi è il preferibile, perché è un elenco di enunciati, sono 113 articoli, preceduti da ben 180 considerando, il tutto complessivamente porta 459 pagine. Per gli avvocati ci sarà molto da studiare, ma questo non ci spaventa. Perché dico è complesso il regolamento? Il regolamento è complesso perché si deve leggere non soltanto isolatamente, ma tenendo conto del Digital Services Act, del Digital Market Act e quindi delle regole che accompagnano l'uso dell'intelligenza artificiale e dei prodotti che incorporano l'intelligenza artificiale e quindi l'uso degli algoritmi, insieme con il progetto di disciplina della responsabilità civile, che è stato la prima preoccupazione dell'Unione Europea e che ha dato luogo a molti dibattiti, perché si fonda, e così anche il regolamento si fonda, sul principio del rischio. Sul principio del rischio creato
e quindi dal punto di vista dogmatico ha lasciato molti dubbi agli studiosi del diritto civile, in particolare del diritto civile tedesco, del diritto civile italiano, perché il rischio creato è un rischio che non comprende ancora il danno, per cui parlare di responsabilità senza che vi sia un danno diventa complicato. Sto per concludere. Abbiamo parlato delle diversità dei modelli normativi e di come sarebbe preferibile, proprio tenendo conto anche del regolamento che via via sarà poi affinato, che ci siano delle regole specifiche, dettagliate, quindi degli enunciati normativi, non semplicemente dei principi o delle aspettative o degli atti ottativi per disciplinare questo fenomeno. Ma adesso vi farò sorridere una cosa curiosa che in questi giorni non abbiamo discusso. Come si può definire l'intelligenza artificiale? Noi abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale come si parla del tempo. Tutti sappiamo che cos'è, ma non sapremo come definirlo. Ed in effetti anche le autorità che si occupano di intelligenza artificiale hanno molti dubbi sulla definizione di intelligenza artificiale. Il Parlamento europeo ha cambiato più volte la definizione di intelligenza artificiale. Nel 2020 l'aveva definita come l'abilità di una macchina dimostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività, sbagliando completamente, perché come diceva proprio ieri Francesco Greco, qui creatività non ce n'è, finché non si sarà più evoluta l'intelligenza generativa, ci vorrà un po' di tempo, probabilmente non molto perché è molto rapida, però creatività non c'è. Perché? Perché l'intelligenza artificiale si basa su quello che è avvenuto, non su quello che avverrà. E lo stesso per quanto riguarda il ragionamento, per cui anche ancora una volta l'intelligenza umana dovrebbe prevalere su quella artificiale. Per gli avvocati si apre una grande sfida, ma non soltanto, un grande segmento della nostra attività. Vi faccio soltanto un elenco dei diritti che noi saremo chiamati a tutelare: i dati personali, GDPR, la privacy, i dati identificativi, iride, volto, impronte, i dati sanitari, l'integrità morale, la diffamazione mediante fake news, profilazione e pratiche commerciali scorrette, diritto all'informazione corretta, influenze e orientamenti occulti nelle scelte politiche e nelle espressioni di voto, violazione del diritto di associazione e di partecipazione ai social network, diritto all'integrità fisica compromessa dalla circolazione di vetture semoventi e driverless cars, che ormai si stanno espandendo. Proprio in questi giorni è emersa una notizia curiosa, cioè che la metropolitana di Torino sarà completamente affidata a macchine semoventi e all'intelligenza artificiale senza avere alcun personale. Diritti derivanti dagli smart contracts, diritti d'autore, risarcimenti per danni da robot e per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che comportano rischi. Non parliamo dei diritti dei lavoratori, del diritto alla salute e l'applicazione dell'intelligenza artificiale in medicina, il diritto alla sicurezza, alla cyber security, e poi all'intelligenza artificiale applicata nel mercato finanziario e nel mercato bancario. I danni derivanti dall'Internet of Things e i danni derivanti dall'Internet of Bodies, perché si è già scoperto che si possono inserire sotto pelle dei meccanismi particolari che consentono di controllare le sensazioni e tutte le operazioni del nostro corpo.
si aprono nuovi scenari, nuove opportunità di lavoro, nuovi aspetti della difesa dei diritti dei cittadini. Non parlo dell'organizzazione degli studi, ne abbiamo parlato molto prima, ce ne ha parlato Lucilla, è in corso di pubblicazione un libro molto bello di Claudio Morelli, e non è neanche detto che succederà in Italia quello che è successo negli Stati Uniti, e cioè che tutti i grandi studi, quelli di dimensione aziendale, soltanto possono permettersi questi sistemi, perché con la loro diffusione probabilmente cominceranno a costare di meno e quindi chiunque potrà procurarseli. Ma, e qui vengo alla conclusione, se anche i solo lawyers usassero l'intelligenza artificiale, abbiamo detto soltanto l'intelligenza naturale potrà controllare il prodotto. Questo mi ha fatto venire in mente proprio oggi, discutendo di questo, ti ringrazio Francesco, un'idea, e cioè nella nostra legge professionale è contenuta una disposizione che abbiamo cercato di salvare, che non è mai stata attuata, ma che adesso ci potrebbe tornare comoda, e cioè la riserva di attività. Noi avevamo circoscritto la riserva di attività alla difesa dei diritti, perché questo è un diritto costituzionalmente garantito, sia o no incluso l'avvocato nella Costituzione, ma anche per sottolineare che la consulenza in materia di difesa di diritti spetta all'avvocato, non al commercialista, non al consulente del lavoro, non a quei tecnici che le imprese utilizzano perché fiscalmente a loro sono utili e vengono dall'avvocato soltanto quando hanno ormai problemi. Ora, se è vero che attraverso ChatGPT chiunque potrebbe ottenere un parere per la soluzione del caso, questo significa violazione della riserva di attività. Io credo che la funzione sociale di cui parlava ieri Francesco, la funzione sociale dell'avvocato, che consiste nella nobile funzione di tutela dei diritti, possa essere estesa alla riserva di consulenza per la difesa dei diritti, proprio per difendere il cittadino dai possibili errori che si possono ottenere attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. E con questa speranza che vi saluto. Speriamo di riuscire. Desidero ringraziare il professore Alpa, che tutti noi ben conosciamo, per averci come sempre dato delle indicazioni assolutamente chiare, assolutamente interessanti e che ci ispirano anche per il nostro lavoro del futuro. Io ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Devo dire che siamo molto contenti di questi due giorni che abbiamo vissuto insieme con il Consiglio nazionale, con tutti i colleghi degli ordini italiani. Siamo profondamente convinti della necessità di aumentare il legame che esiste già forte tra i consigli dell'ordine, il Consiglio nazionale forense, l'Accademia ovviamente, perché abbiamo la fortissima consapevolezza che i nostri colleghi in tutta Italia hanno bisogno in questo momento più che mai di sentire la presenza delle istituzioni dell'avvocatura. Le
istituzioni che sono certamente in primo luogo i consigli dell'ordine. Io, come quasi tutti i colleghi del Consiglio nazionale, abbiamo vissuto gli ordini, siamo stati consiglieri dell'ordine per lungo tempo e quindi conosciamo l'importanza che i consigli dell'ordine svolgono nei nostri tribunali e il fatto che sia un riferimento primario per tutte le esigenze degli avvocati, il consiglio dell'ordine. E quindi noi abbiamo veramente, avvertiamo l'esigenza di rinsaldare ancora di più, far crescere ancora di più il legame fortissimo che esiste tra il Consiglio Nazionale Forense e i consigli dell'ordine. Stiamo immaginando anche di cominciare a girare il paese come Consiglio Nazionale Forense presso tutti gli ordini del nostro territorio. Abbiamo organizzato, FAI ha organizzato il mese scorso a Bologna una bella giornata, per chi è stato presente, una bella giornata sull'esperienza a confronto. Stiamo già immaginando di fare fra qualche mese un'altra iniziativa in un'altra parte del nostro territorio. Abbiamo in programma nel questo mandato di girare quanto più possibile per fare in modo che ci sia questo scambio di di impressioni, scambio di opinioni, questo confronto tra il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine. Quindi vi ringrazio veramente di cuore, spero che siano state due giornate interessanti per tutti voi. Oggi senz'altro lo è stata per i relatori di altissimo livello che abbiamo avuto e contiamo presto di poterci incontrare di nuovo. Grazie a tutti quanti. Salutiamo i nostri colleghi rappresentanti delle avvocature europee e del G7.